collegati con noi, grazie al pubblico che sappiamo essere molto numeroso, è un pubblico fatto di operatori museali, di educatori, di professionisti della cultura, consulenti, studenti, insomma un pubblico ricchissimo che è collegato con noi oggi. Grazie ai nostri ospiti, che adesso vi presenterò. Io sono intanto Silvia Ferrari della Regione Emilia-Romagna, del Servizio Patrimonio Culturale. Oggi parleremo di accessibilità museale e in particolare di musei e persone sorde. Ne parliamo con i nostri ospiti che sono riuniti qui con noi. Innanzitutto Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e assessore al contrasto alle disuguaglianze e welfare, che è con noi per un saluto iniziale, la ringraziamo. Seguita poi da Luisa Mazzeo, Lucia Brasini, Enrico Dolza, Fabio Fornasari, Felicia Todisco e Gabriele Gamberi. Ecco, io prima di cominciare sono tenuta a darvi delle annotazioni di carattere tecnico e di servizio. Chiederei a tutti i relatori di spegnere le telecamere in attesa del proprio turno per parlare. Per lasciare lo spazio visivo alla nostra interprete nella lingua dei segni, in modo che sia visibile volta per volta soltanto il relatore e l'interprete. Quindi dopo vi inviteremo ad accendere le telecamere a chiamata, diciamo. Ecco, intanto volevo ricordare che questo incontro mette a disposizione il servizio di sottotitolazione in diretta che viene realizzato da due esperte professioniste che stanno battendo sui tasti mentre noi parliamo e ringraziamo moltissimo per questo preziosissimo contributo. Ricordo anche che per chi è collegato dalla piattaforma Zoom, i sottotitoli in realtà vanno attivati. E si attivano attraverso un tasto che si trova nella parte inferiore dello schermo di Zoom, nel tasto sulla destra che si chiama Sottotitoli, dove c'è la doppia C, e va azionato con la funzione Mostra sottotitoli. Invece, per tutti quelli che sono collegati con la diretta via YouTube, la sottotitolazione viene automaticamente visualizzata. Come vedete, abbiamo la disponibilità anche della interpretazione in linguaggio dei segni, grazie al contributo di ben due interpreti che si alterneranno durante questo pomeriggio e ci teniamo a ringraziare anche loro per questo contributo molto importante. Vi informo che questo incontro viene registrato e dopo la traccia video, sarà resa disponibile sia sul sito del Servizio Patrimonio Culturale, patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it e sul sito di fiaddaemiliaromagna.org. Bene, oggi il nostro incontro parla di musei e opportunità da valorizzare per le persone sorde. È un incontro formativo che abbiamo deciso di indirizzare in modo particolare ai musei, alla comunità museale, proprio per sensibilizzare gli operatori sul tema della sordità e sulle esigenze che questo tipo di pubblico, con questo tipo di disabilità che ha varie accezioni, che tipo di esigenze ha quando entra all'interno di un museo. Questo incontro viene, organizzato dal coordinamento FIADDA Emilia-Romagna, che riunisce le sedi di Ravenna, Bologna e Cesena, insieme ai partner del progetto, che sono la Fondazione Gualandi, la Fondazione ASFI, Associazione ASI e Associazione Sento. Questo incontro è parte di un progetto molto più ampio, che si chiama ACCESS, Accessibilità, Comunicazione, Cultura e Sottotitoli per le persone sorde, ed è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito di un bando regionale per il sostegno e il finanziamento di progetti a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde e con disabilità uditive. È un progetto, un bando che è in attuazione della legge 9 2019.
Il progetto ACES ha tutta una serie di azioni molto complesse, molto più ampie, che sono finalizzate alla riduzione delle barriere della comunicazione nei contesti della quotidianità, che sono particolarmente limitanti per le persone sorde. Quindi le strade che percorre questo progetto sono sostanzialmente due, sono due direzioni, la sensibilizzazione sui temi della sordità e lo sviluppo di consapevolezza e competenze, quindi la costruzione di competenze. E, tra l'altro, su questo terreno, FIABDA opera da molti anni a difesa dei diritti delle persone sorde e delle famiglie che hanno scelto la strada dell'educazione alla parola, che è un fattore che consente il raggiungimento di un'autonomia molto, molto solida, molto consolidata, un'inclusione sociale. Il nostro servizio, Servizio Patrimonio Culturale, collabora all'iniziativa e ancora devo ringraziare il coordinamento FIADDA e tutte le associazioni con cui stiamo lavorando per averci dato questa opportunità veramente di crescita anche per noi. Facciamo questa collaborazione nell'ambito delle attività del sistema museale regionale, dove il tema dell'accessibilità ha un ruolo sempre più importante. Innanzitutto, proprio in questo ambito specifico, questo tema viene affrontato in maniera consistente anche dal decreto ministeriale del 2018, con cui vengono adottati livelli uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura, livelli di qualità che poi sono stati adottati anche dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna e che noi stiamo promuovendo e accompagnando i musei in un percorso di crescita e di raggiungimento di questi livelli di qualità. Inoltre l'accessibilità è un tema fortissimo e che tra l'altro rientra anche in una sorta di dibattito molto attuale su quello che è il concetto stesso di museo, che ormai va a includere anche il concetto di benessere. Quindi il museo è chiamato a delle funzionalità e a un ripensamento proprio dei propri obiettivi, dove l'accessibilità naturalmente ha un ruolo centrale. Quindi noi come servizio interpretiamo questo grandissimo tema, possibilmente nella sua globalità, senza la pretesa ovviamente di essere esaustivi, ma accompagnando i musei, accompagnandoli nello sforzo del raggiungimento degli obiettivi di crescita, degli obiettivi di qualità, in cui l'accessibilità, come dicevamo, ha un ruolo molto forte. Quindi l'accessibilità ha un ruolo centrale come ponte proprio per la socializzazione del museo e per il potenziamento della sua funzione sociale. Quindi noi siamo consapevoli che il museo non può essere soltanto aperto fisicamente al pubblico, ma ormai è un luogo che deve essere aperto anche cognitivamente dal punto di vista dell'abbattimento di ogni ostacolo, anche di carattere culturale. Ne parleremo durante la giornata, ma intanto vi anticipo che questa è soltanto la prima tappa di un percorso che poi ha il suo sviluppo nella presentazione di una call, di una manifestazione di interesse che abbiamo deciso di organizzare e che rivolgiamo esclusivamente ai musei del territorio emiliano-romagnolo. È una manifestazione di interesse con cui i musei possono partecipare e realizzare dei progetti di accessibilità all'interno delle proprie strutture. Accessibilità ovviamente rivolti a favorire l'inclusione delle persone sorde e con disabilità uditiva. Ne parleremo durante la giornata, però intanto vi anticipo che per accedere a questa call che dà la possibilità almeno a sei musei di realizzare dei progetti all'interno delle proprie strutture sulla base di una coprogettazione fatta insieme a del personale specializzato incaricato da FIADDA, ci sarà disponibile a partire dal lunedì 12 aprile un link dove sarà possibile accedere a un modulo da compilare con i dati del museo
e una sorta di lettera di intenti che poi sarà ovviamente soggetto di valutazione. L'ultima, prima di passare la parola ai nostri relatori, l'ultima annotazione di servizio. Noi cerchiamo di rispettare i tempi arrivando fino alle 17, 17:10 con l'intervento dei relatori, dopodiché riserveremo mezz'ora di tempo per le domande degli spettatori che potranno inoltrare tramite lo strumento della chat. Quindi le domande nell'ultima mezz'ora. Ovviamente lo strumento della chat è, ahimè, riservato, ma questa è una questione organizzativa, a chi ha avuto la possibilità di iscriversi tramite piattaforma Zoom. Bene, io passerei la parola al vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, nonché assessore al contrasto alle disuguaglianze e welfare, e la ringrazio intanto anticipatamente di questo intervento. Prego. Buongiorno, grazie mille di questo invito a questa preziosa e importante iniziativa che riguarda un progetto di cui siamo molto contenti, siamo molto entusiasti. Sono a portarvi il saluto affettuoso anche della Giunta regionale, del Presidente Bonaccini. Mi scuso io per prima se non potrò permanere per tutto l'incontro perché siamo impegnati su diversi fronti della gestione dell'emergenza pandemica in queste stesse ore, lo sapete. E però ci tenevo a questo passaggio per augurarvi una buona giornata di lavoro e per confermarvi quanto sia importante quello che ho già ascoltato nelle parole di Silvia Ferrari, che ringrazio davvero insieme a tutto il servizio dei beni culturali del patrimonio culturale, perché è davvero un arricchimento, è davvero una crescita per tutte e tutti noi. La Regione ne è ben consapevole, anzi promuove e sostiene, come questo è il caso, e fatemi ringraziare naturalmente il coordinamento FIADDA. So bene quanto sono impegnati sui temi dell'accessibilità e anche sui temi appunto dell'educazione alla oralità, alla parola, all'importanza della parola anche come strumento di autonomia e di raggiungimento della propria emancipazione e di una piena parità anche nell'accesso ai servizi e ai diritti. Quindi è un'occasione importante. Ringrazio anche le fondazioni che sono partner di questo progetto, la Fondazione Gualandi, la Fondazione ASFI, perché secondo me c'è un dato di fondo che ci consegna anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed è quello della universalità. E cioè so bene che anche il progetto ACCESS, che abbiamo il piacere di sostenere anche economicamente, grazie a quel bando che prima Silvia Ferrari richiamava, collegato alla legge regionale 9 del 2019, è un progetto che vuole guardare a tutte e a tutti, cioè sa che l'accessibilità è un tassello e un avanzamento importante, non solo in questo caso per le persone sorde, a cui pure bisogna garantire una piena accessibilità e fruibilità delle tante articolate opportunità che i musei dell'Emilia-Romagna offrono, ma è un arricchimento e diciamo, avanzamento nell'accessibilità anche per altre fasce. Cioè siamo tutti collegati, nel senso che, come ci racconta l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, ecco, diciamo, il contrasto alle diseguaglianze e ai divari crea un beneficio per la comunità tutta e credo che sia proprio questo il tratto anche di questo bel progetto che sicuramente arricchirà i nostri musei di nuove vie di accessibilità per rendere ancora più semplice la fruizione e in questo rispondere alle esigenze delle persone sorde in primis, ma non da sole, ecco, perché migliorerà magari anche per le persone anziane, per dei ragazzi o delle ragazze che abbiano delle difficoltà nell'apprendimento, per le persone e le comunità straniere, che sono sempre di più, e come dice sempre il mio collega responsabile alla cultura, Mauro Felicori, dobbiamo impegnarci molto perché anche a questa parte della nostra comunità, siano pienamente accessibili tanti servizi culturali così preziosi che la nostra regione Emilia-Romagna offre. Quindi io davvero sono solo qui a ringraziarvi di questo impegno, a confermarvi il nostro, che qui
cui si traduce anche con questo sostegno economico. Oggi è una giornata di formazione importante, saluto le operatrici e gli operatori museali che ci sono oggi e li ringrazio perché è una sfida collettiva, è una sfida vera di comunità, quindi la loro presenza e il loro impegno su questi temi è importante perché funzioni e chiaramente rimaniamo a disposizione e aspettiamo di aprire a breve la call di cui si parlava per coinvolgere appieno i musei e per fornirgli di tutto quello che servirà, sottotitolatura, la trascrizione di autoguide, l'adeguamento dei pannelli, dei testi, dei dépliant, insomma tutte le progettualità importanti che avete immaginato insieme al coordinamento FIADDA davvero arricchiranno la fruizione culturale di tutta la regione Emilia-Romagna. Buon lavoro a tutte e a tutti voi. Bene, grazie. Grazie per il suo tempo, per il suo intervento e che ci ricorda l'impegno della regione su questi temi che ci rende consapevoli che è ancora lungo, ma ci conforta nelle scelte fatte finora, insomma. Allora la salutiamo, grazie ancora per il suo intervento e per il suo tempo. Sappiamo che ha altri impegni istituzionali e quindi auguriamo anche a lei buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Bene, passerei la parola alla professoressa Luisa Mazzeo, che è presidente dell'associazione FIADDA AGFA di Bologna e sui problemi legati alla sordità ha una lunga esperienza, soprattutto nell'organizzazione di corsi di aggiornamento, di convegni, di eventi formativi e informativi per famiglie e addetti ai lavori. È impegnata da molti anni per l'abbattimento delle barriere della comunicazione e per la diffusione della buona pratica della sottotitolazione in diretta e nei materiali audiovisivi. Sappiamo che esempi di queste attuazioni sono gli spettacoli teatrali sovratitolati che ha promosso a Bologna e per esempio anche i progetti come Abbattere le barriere della comunicazione, sempre finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, che ha condotto nella veste di coordinamento FIADDA Emilia-Romagna. E sempre in questa veste, dal 2020, porta avanti il progetto ACCESS, Accessibilità, Comunicazione, Cultura e Sottotitoli per le persone sorde. E a lei la parola. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio prima di tutto la vicepresidente Schlein della sua presenza, che per noi ha voluto dire un grande riconoscimento. Adesso vedo se riesco a condividere il mio schermo. Per ecco, sì, direi che si vede. Può andare? Chiedo. Sì. Sì, sì. Allora, no, no. Dunque, ho la presentazione. Sì, ma mi andava sopra, ecco, perfetto, mi andava sopra la riga del sistema. Allora, come è già stato detto, rappresento il coordinamento FIADDA Emilia-Romagna per presentarvi il progetto ACCESS con qualche parola di più di quello che è già stato detto così bene anche dalla dottoressa Ferrari. E rappresento in particolare, tra l'altro, i miei colleghi Barbara Righi di Cesena e Fabrizio Donato, con cui lavoriamo ormai da qualche anno molto bene per portare avanti quello che sono secondo noi quella che è secondo noi la difesa dei diritti delle persone sorde, specialmente poi tra l'altro portiamo avanti i rapporti con la regione da tanti anni, in particolare ricordo il presidente Zoffoli che ora non è più in regione ma che ci ha aiutato molto in questo. Noi rappresentiamo le famiglie che hanno scelto la strada dell'educazione alla parola perché siamo convinti che solo questo permetta di raggiungere, oppure che questo permetta di raggiungere
la maggiore autonomia possibile per le persone sorde. Siamo nati come associazione di genitori, ma oggi abbiamo tra di noi sempre più ragazzi e giovani che ne fanno parte attivamente e che si impegnano in prima persona per dimostrare i risultati raggiunti e però anche per far conoscere le loro necessità e difendere i loro diritti. I risultati che raggiungiamo, che i nostri ragazzi raggiungono, derivano, lo ricordo, da un lavoro comune, un lavoro che coinvolge diversi aspetti. Prima di tutto gli aspetti medici, importantissima la diagnosi precoce, lo screening neonatale che ormai è una pratica generalizzata e che proprio in Emilia-Romagna ha trovato uno sviluppo notevole già da diversi anni. Che permette di individuare il più precocemente possibile la sordità e quindi di superarla nel miglior modo possibile. La protesizzazione corretta con protesi digitali sempre più tecnologiche e anche sempre più spesso con l'impianto cocleare che viene impiantato in bimbi sempre più piccoli. Fondamentale la rieducazione logopedica o educazione logopedica, perché è questo, insomma, l'educazione alla parola. Fondamentale la scuola, fondamentale la famiglia e tutto quello che circonda il bambino o il ragazzo e naturalmente fondamentali le capacità individuali del singolo. Come in tutte le cose, i risultati possono essere un po' diversi, ma in base appunto a tutti questi elementi. Però ecco, il fatto che si possano raggiungere dei risultati ottimi non vuol dire che non sussistano per le persone sorde, delle barriere della comunicazione. Anche quelle che hanno raggiunto risultati migliori sono comunque, sono comunque ostacolati da barriere comunicative che devono essere superate e che si presentano a loro nella vita di tutti i giorni. Sono invisibili, ma limitano fortemente l'accesso alla vita sociale, ma anche all'informazione, alla cultura, alla comunicazione. Pensiamo all'informazione quando non ci sono i sottotitoli nel telegiornale, pensiamo alla cultura quando a cinema non si possono vedere i film perché non ci sono i sottotitoli. E magari oltretutto sono in lingua straniera e doppiati, quindi a maggior ragione inaccessibili per i ragazzi sordi, per le persone sorde. Per tutto questo è necessario un grosso lavoro di sensibilizzazione e di informazione che porti a superare gli stereotipi che ci sono ancora nei confronti della sordità e delle persone sorde. Molti pensano che le persone sorde certe cose non possano farle, non possono suonare, non possano sentire musica, non possano fare tante di quelle cose che invece sono comuni e che loro possono fare. Quindi tra le finalità che abbiamo c'è quella di sensibilizzare e informare il più possibile. È necessario favorire la partecipazione di chi non sente, quindi a tutte le attività, anche culturali, ludiche, sportive, eccetera, attraverso specialmente le sottotitolazioni in diretta o la sovratitolazione nel caso del teatro, perché in quel caso lo schermo con i sottotitoli si mette in alto sulla scena, con la realizzazione di video sottotitolati, di pannelli
esplicativi accessibili o di altre applicazioni tecnologiche e di ogni altra modalità idonea per, nelle diverse situazioni per arrivare appunto a superare le barriere. Quindi ci proponiamo di arrivare alla diffusione di strumenti di ogni tipo, soluzioni tecnologiche che oggi sempre di più, per fortuna, cominciano a diffondersi, nella convinzione comunque che i sottotitoli sono utili a tutti e possiamo dire che fanno parte di una progettazione universale, perché i sottotitoli non servono soltanto a chi è nato sordo, a chi è sordo, a tutti gli effetti, servono alla persona anziana che diventa sorda, servono allo straniero, servono in tantissimi casi. Come già diceva la dottoressa Ferrari, il nostro progetto Access, Accessibilità, Comunicazione, Cultura e Sottotitoli per le persone sorde è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per il triennio 2020-2022 nell'ambito della legge regionale 2 luglio 2019, numero 9, che proprio dà disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, e prevede la realizzazione di ogni strumento finalizzato alla piena accessibilità anche a tutto il patrimonio culturale. La stessa legge promuove anche le azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori, quindi va proprio nell'ottica di quelle che sono le nostre finalità. Noi abbiamo già operato da 3 anni a questa parte nell'ambito di un altro progetto che si chiamava proprio Abbattere le barriere della comunicazione per una società inclusiva anche per le persone sorde, con cui abbiamo cercato proprio di promuovere la sottotitolazione in diretta come buona pratica. Buona pratica che abbiamo cercato di far accogliere in tanti eventi che ci sono svolti a Bologna, e specialmente a Bologna e in Romagna, però a cominciare, voglio ricordare, dalla messa del Papa allo stadio 3 anni fa, che fu sottotitolata proprio per nostra azione. E a questo però, a questa finalità primaria della sottotitolazione, abbiamo aggiunto altre azioni che per noi sono importanti per arrivare ad una maggiore inclusione delle persone sorde. La formazione di docenti di ogni ordine di scuola, possibilmente in presenza, però finché dura questa situazione di pandemia in presenza è difficile, abbiamo iniziato ad attuare una formazione online con la collaborazione della Fondazione Gualandi in particolare. L'informazione di operatori dell'informazione, della cultura in genere, e l'adeguamento di alcune sale pubbliche nella regione con strumentazioni tecnologiche che oggi possono permettere un ascolto migliore per chi non sente, riuscendo a ottenere un'acustica adeguata e la possibilità appunto di percepire il suono direttamente. Pensiamo al campo magnetico, al Bluetooth e così via. Di sicuro vorremmo adeguare una sala a Bologna e una a Parma e poi vediamo quanto le nostre possibilità finanziarie ci possono portare a diffondere questa cosa. E poi promozione di attività culturali e incontri per le persone sorde, perché siamo convinti che appunto le persone sorde hanno bisogno sì di parlare, di essere informate, ma hanno bisogno anche di una crescita culturale, sempre.
un'azione che riteniamo molto importante è quella proprio sulla fruibilità dei musei, che è quella che presentiamo oggi. L'incontro di oggi ha due finalità. Intanto, dare a tutti i partecipanti, che vedo sono tanti e mi fa molto piacere, indicazioni utili per migliorare da subito l'accessibilità di base per le persone sorde. Quindi già oggi vorremmo diffondere qualche informazione concreta, per interventi che possono essere realizzati, anche presto da tutti i musei. E poi, l'altra finalità è invece presentare le azioni possibili per chi vorrà aderire alla nostra proposta e, facendo in questo modo potrà perfezionare la capacità di fruizione dei musei. Purtroppo i finanziamenti ricevuti non ci permettono di fare questa operazione su tutti i musei, per cui ne dovremo scegliere non più di 6 o 7 tra quelli della regione, perché il finanziamento regionale ci impone il coinvolgimento di realtà della nostra regione. Ed è per questo, comunque, almeno per adesso, con questi finanziamenti, questo è il numero ipotizzabile di musei che potranno essere coinvolti. Non si sa mai se la regione potrà garantire un finanziamento anche negli anni futuri, potremo eventualmente, se ci sarà l'interesse, allargare la stessa azione ad altre realtà. Proprio per questo numero ristretto ci sarà questa manifestazione di interesse a livello regionale, di cui vi ha già parlato la dottoressa Ferrari e di cui ringraziamo molto il servizio appunto patrimonio culturale. Oltre all'incontro informativo odierno ci saranno quindi altre azioni che partiranno da un sopralluogo in presenza con una registrazione su scheda di rilevazione predisposta in anticipo da parte di alcune persone esperte della nostra associazione, e poi si concorderà con gli operatori dei diversi musei, dei musei prescelti, quali interventi possono essere fatti a seconda delle caratteristiche del museo, di quello che già esiste all'interno del museo o di quello che eventualmente si può realizzare. E potranno essere sottotitolazione di video, già presenti, revisione e adattamento di testi, strutturazione di percorsi tematici, elaborazione di scheda dei dati sull'accessibilità, ma di questo penso che vi parlerà più tardi la professoressa Felicia Todisco. Anche sarà possibile l'organizzazione di laboratori interattivi e accessibili. E poi, quindi, una formazione finale per i curatori dei singoli musei sull'utilizzo di quanto elaborato, quindi per mettere a sistema ciò che si sarà progettato e realizzato. Quindi ci saranno in questo caso azioni formative specifiche per ogni museo che coinvolgeranno il personale e trasmetteranno ai partecipanti tutte le informazioni per migliorare l'accoglienza dei visitatori con sordità. Altri step importanti, mi avvio alla conclusione, saranno la validazione del percorso individuato, fatta tramite la visita che alcune persone sorde potranno fare in autonomia nei musei per verificare l'utilità degli interventi realizzati. Perché la nostra finalità è quella di
della visita individuale. Ogni persona sorda deve, dico sorda perché noi ci rivolgiamo a questi, però in teoria questo vale per tutte le disabilità. Comunque, ogni persona sorda deve poter arrivare a un museo e anche da solo capire qual è il percorso, quali sono gli argomenti e così via. Poi la divulgazione, altro momento che riteniamo importante, la divulgazione dei risultati ottenuti, quindi la resa agli altri, alla cittadinanza, all'associazione e così via, di quello che è stato fatto con una presentazione pubblica e magari anche eventi, un evento online. Da ultimo si potrà anche verificare a distanza di tempo con questionari, la validità di tutto l'intervento e eventualmente verificare la necessità di messe a punto, per alcune azioni. L'ultima cosa che voglio sottolineare, che è già in parte stato detto e che sarà detto di sicuro anche dopo, la maggiore accessibilità non è importante solo per le persone sorde, ma gli strumenti che ci proponiamo di costruire, sono, utili per tutti e questo è un valore aggiunto del nostro progetto e va a rafforzare quello che dovrebbe poi essere la missione principale di ogni realtà museale, cioè offrire a tutti i visitatori di qualsiasi tipo strumenti di comprensione adeguati. Ringrazio alla fine sia il Servizio Patrimonio Culturale della Regione che la Fondazione ASPI e la Fondazione Gualandi per la collaborazione. Io ho finito, saluto tutti e buona prosecuzione. Benissimo, grazie Luisa Matteo, ma non se ne vada perché probabilmente qualche domanda finale arriverà anche a lei sicuramente. Allora abbiamo parlato di progettazione, abbiamo parlato di esperti, di competenti, quindi di figure professionali. Allora invitiamo con noi il prossimo relatore che è Lucia Brasini, architetto, esperta in accessibilità e fruibilità. Nata con una sordità profonda, da sempre assidua frequentatrice dei musei, e proprio al tema dell'allestimento della museografia ha dedicato la sua tesi di laurea. Collabora con architetti, ingegneri nell'ambito del Design for All, quindi della progettazione universale, svolge attività di formazione presso i futuri geometri, quindi tecnici, per sensibilizzarli al tema dell'abbattimento di ogni tipo di barriera. E è membro del Centro Europeo di Ricerca e Promozione sull'Accessibilità e parte del gruppo di lavoro sull'accessibilità dell'Osservatorio Nazionale della Disabilità. Quindi garanzia di aggiornamento a livello europeo sulle novità in termini di usabilità degli spazi, benessere e sicurezza ambientale. Prego. Grazie Silvia per questa bella presentazione. E condivido lo schermo. Allora. E la mia oggi parliamo della visitatore con sordità, quali possono essere le sue esigenze, partendo anche da esperienze personali e non solo, anche raccolte insieme ad altre persone sorde. Sono un po' emozionata, quindi spero di riuscire a fare questo intervento nel migliore dei modi. Allora, le sordità sono molte. Sordità è un termine un po' ombrello che comprende tante persone tra loro molto diverse.
Vi faccio un po' di esempi. Ad esempio, si può parlare di sordità per tipo di perdita uditiva, quindi perdite uditive lievi, medie, gravi e profonde. Io ad esempio ho una sordità profonda, per cui se vedete qui che ha un audiogramma tipo, le persone con sordità profonde, questa linea nera anziché averla qui, ce l'hanno qua giù. E tutti i suoni che sono sopra alla linea nera non si sentono, quindi se l'area della parola è in questa area qui, non si... e io ho una linea a un certo punto, questa area qui per me è esclusa. Per quello le persone con sordità profonde sono quelle che hanno più difficoltà a imparare a parlare, perché non hanno accesso a quell'area lì. Non è come mettere un paio di occhiali nel momento in cui si mettono le protesi acustiche in impianto cocleare, perché le protesi acustiche non fanno altro che alzare questa asticella. Però non è come mettersi un paio di occhiali, quindi serve un lavoro logopedico, un lavoro di riabilitazione. Per questo c'è tutto un interesse nei confronti delle persone sorde gravi e profonde, per cercare di dare a loro la possibilità di imparare a parlare come sto facendo io adesso con voi. L'impianto cocleare, vi spiego un attimo la differenza tra la protesi acustica e l'impianto cocleare. Le protesi acustiche sono fondamentalmente degli amplificatori, quindi lavorano sulle frequenze che una persona ha già al suo interno. Dentro la coclea ci sono delle cellule cingliate e ogni cellula lavora su una frequenza specifica. Se le cellule cingliate sono morte per una qualunque ragione, io ho una sordità genetica, per cui queste cellule non ci sono, sono solo poche in alcune frequenze. Io lavoro solo su quella frequenza lì, quindi alto volume su quella frequenza, ma non accedo alle altre frequenze. Invece l'impianto cocleare, attraverso un intervento chirurgico, viene inserito un filo di elettrodi che va a ampliare il numero di frequenze a cui si può avere accesso. Quindi in realtà io, inserendo l'impianto cocleare, vado a lavorare anche sul numero di frequenze, perché queste elettrodi hanno la stessa funzione delle cellule cingliate che mancano. Le sordità, possiamo parlare anche di sordità per età di insorgenza, quindi sordità dalla nascita come la mia, sordità invece che insorgono in epoca, ad esempio, post-verbale. Ricordiamo che il linguaggio in maniera naturale si acquisisce dai 0 ai 3 anni di vita. Quindi è importante per i servizi investire nelle sordità gravi e profonde che insorgono prima dei 3 anni di vita, perché è un modo da poter iniziare subito a lavorare su quella fascia lì di età. Chi diventa sordo dopo spesso ha una buona voce perché ha già acquisito il linguaggio. Poi invece segnalo anche un altro aspetto importante. Secondo me ci sono diversi studi negli ultimi anni che rilevano che negli anziani in modo particolare, quindi chi diventa sordo da anziano, ha decadimento cognitivo dovuto appunto alla mancanza di sollecitazione uditiva. Le modalità di comunicazione, sempre all'interno di queste tante sordità, possono essere diverse, come è stato un po' spiegato anche prima. La FIADA si occupa in maniera particolare delle persone sorde oraliste, quindi coloro che scelgono, grazie ai genitori, grazie agli interventi appunto logopedici, abilitativi e le protesi acustiche e l'impianto cocleare, scelgono l'abilitazione alla parola, quindi poter comunicare verbalmente con tutti e come tutti.
altrimenti ci sono persone che invece scelgono una strada diversa che è quella della lingua dei segni, e quindi loro si sentono rappresentati da questa lingua, da questo modo diverso di comunicare. Ci sono anche persone che uniscono queste due modalità, quindi parlano e seguono. Tutto questo a cosa può portare? Abbiamo davanti, quando ci troviamo davanti a persone sorde, ci sono persone che hanno una diversa comprensione del parlato e anche una diversa competenza linguistica. Quindi ci sono persone che magari non hanno le protesi, non hanno l'impianto, oppure non lo riescono a sfruttare appieno, per cui hanno una comprensione del parlato più limitata, più ridotta, o persone che invece hanno ottimi risultati, riescono a parlare anche al telefono, quindi senza il supporto del labiale. Ci sono anche, e sempre all'interno di questo, ci sono persone con diversa competenza linguistica, quindi persone che magari anche dovuta alla scolarizzazione non sono riuscite ad accedere all'italiano parlato e scritto come gli altri. Questo porta anche a una differenza di ricchezza culturale, quindi ci sono tante conseguenze, quindi davanti possiamo trovarci persone che hanno magari meno interesse e meno anche stimolo a cercare la cultura perché non hanno avuto la possibilità di accedervi. Oggi, questa era un po' una fotografia generale sulle tante sordità. Oggi, almeno in Emilia Romagna, possiamo dire che grazie allo screening uditivo neonatale che viene fatto su tutti i bambini nati nella regione, grazie a tutta diagnosi appunto precoce che permette di individuare subito i bambini sordi, grazie a tecniche logopediche sempre nuove e grazie alle protesi e alle tecnologie sempre più all'avanguardia, la possibilità di imparare ad ascoltare e parlare c'è, esiste. In più si è lavorato molto sull'inclusione scolastica, l'Italia è stata anche premiata dall'ONU per la capacità di inclusione scolastica, per la migliore inclusione scolastica, quindi grazie a questo, grazie anche a strumenti specifici per l'apprendimento, oggi la conoscenza dell'italiano parlato e scritto è un obiettivo minimo per tutte le persone sorde. La tecnologia ha rivoluzionato le relazioni interpersonali delle persone con sordità verso tutti. Pensate, io da piccola c'era solo il telefono fisso, quindi non potevo telefonare alle mie compagne di scuola per cambiarci i compiti, anche solo fare una chiamata. Poi c'è stato l'avvento dei cellulari e gli SMS hanno spalancato veramente le porte alla comunicazione con gli amici in maniera autonoma. E di conseguenza poi anche i social ancora di più hanno aperto la possibilità di relazionarsi con tutti, come tutti. Allora, diciamo in tutto questo cosa c'entrano i musei? La partecipazione alla cultura e agli eventi pubblici però ad oggi è ancora molto limitata, perché purtroppo spesso mancano negli eventi come questi la sensibilità di inserire i sottotitoli in tempo reale, spesso magari non se ne conosce neanche l'opportunità che c'è modo di inserire questo servizio, ma c'è e viene spesso chiesto. C'è anche la necessità di rendere accessibili i linguaggi della cultura. Spesso magari ci troviamo di fronte a conferenze, convegni molto specifici per pochi, per persone che hanno solo, come dire, un alto livello di preparazione, invece forse dovremmo pensare di più a dei linguaggi per la collettività. E anche le tecnologie, l'uso delle tecnologie spesso nell'ambito culturale è ancora un po'
indietro un pochino, c'è una, come dire, una non conoscenza dal mio punto di vista di poter spingere sulle tecnologie per cercare di ampliare il proprio pubblico. Quindi chi ha il visitatore con sordità? Con tutto quello che abbiamo detto, abbiamo delle persone che magari hanno una buona competenza sia culturale sia linguistica, che chiede di partecipare al pari degli altri. Ci sono persone che invece dall'altra parte hanno avuto delle esperienze negative, esperienze di mancata accessibilità, che quindi ha rinunciato ad andare al museo o a interessarsi alla cultura perché pensa che non sia per lui. E ci sono persone che invece non sono nemmeno informate sulla possibilità e sulle opportunità che la cultura mette a disposizione. Quindi cosa dovrebbero fare i musei? I musei dovrebbero investire nell'accessibilità e poi a me piace di più la parola fruibilità, perché vi spiego un attimo la differenza. L'accessibilità si intende l'accesso a un luogo fisico, quindi poter entrare e muoversi in uno spazio. Invece la fruibilità significa di fruire, usare tutto quello che è presente in quello spazio. Quindi se io entro in un museo e mi viene data l'audioguida, io per carità sono entrata e posso guardare le opere, ma se ho l'audioguida non fruisco al pari degli altri dei contenuti del museo. Poi bisogna valorizzare le risorse presenti, perché io sono convinta che i musei in Italia e in Emilia-Romagna siano ricchissimi di materiale, di risorse da presentare al pubblico, fatta solo valorizzarle. E poi fare un lavoro di sensibilizzazione per cercare di avvicinare e motivare tutte quelle persone che dicevo prima, che magari si sono disinteressate o non sanno che c'è qualcosa per loro. È importante costruire, e questo progetto un po' cerca di farlo, delle sinergie fra le associazioni e i musei, perché a tutti ci sta a cuore la crescita culturale delle persone con sordità. Quindi lavoriamo insieme. Non è sempre indispensabile fare degli interventi dedicati alle sole persone sorde, perché come vedremo, anche chi parlerà dopo di me le spiegherà ancora meglio, molte soluzioni servono a tutti, non sono specifiche solo per le persone sorde. Allora, quali sono i ritorni per il museo? Sicuramente una valorizzazione del museo stesso nel suo ruolo di promotore di cultura. C'è sicuramente un ritorno di immagine, di prestigio per un museo che investe in accessibilità. E poi c'è anche un ritorno economico, non indifferente, secondo me, perché il fatto di fare questi interventi non è che è la persona sorda, quindi il singolo che accede al museo, ma molto spesso, faccio un esempio, una famiglia che oggi ha un ragazzino sordo, magari non va al museo perché sa che lì quel figlio non potrebbe accedere a tutti i contenuti come gli altri. Considerate che il 90% delle persone sorde nasce in famiglie di udenti, quindi immaginiamo una famiglia di 4 persone, mamma, papà, un fratello e un figlio sordo, è tutta la famiglia che poi invece, se si apre quel contenuto lì, va al museo. Quindi non è che un intervento serve alla sola persona sorda, ma serve a tutta la famiglia. Quali sono un po' i bisogni del visitatore sordo? Queste sono dei desiderata, delle cose che avrei voluto trovare, che a volte ho trovato, a volte no, all'interno dell'esperienza dell'accesso al museo.
Intanto le buone prassi di comunicazione, questa è proprio una cosa molto minima, giusto per dire quattro informazioni, quindi nel momento in cui si comunica con una persona sorda, sicuramente è utile porsi in favore di luce, perché una persona sorda ha bisogno di leggere in vision e di DAPRA. Parlare non troppo veloce, non serve scandire troppo le parole, perché le persone sorde sono allenate, sono molto allenate a leggere il labiale in maniera naturale, quindi basta solo rallentare appena appena un pochino, non c'è bisogno di scandire troppo così. Mantenere il contatto visivo con la persona, quindi magari se si guarda un foglio, si guarda da un'altra parte, aspettare un attimo e guardare che la persona sia, si guardi e guardare la persona e dare il tempo, nel caso di una visita guidata, di osservare l'opera dopo la spiegazione. Perché se io sono un visitatore, guardo la guida, ascolto la sua spiegazione e poi devo anche avere il tempo di guardare l'opera, perché non riesco a guardare contemporaneamente la guida e l'opera. Per questo è molto importante la formazione del personale, perché tutte queste indicazioni che ho appena dato, e ce ne sarebbero molte altre da dire, si imparano soltanto all'interno di una formazione specifica. A volte è stato possibile, e nella mia esperienza, anche magari sul momento dicendo alla guida, oh, guarda, ci sono io, all'interno magari di un gruppo di persone udenti, quindi ero l'unica persona sorda, di dire ho bisogno di guardarti, aspetta un attimo, così è stato possibile anche con poche indicazioni di creare situazioni di fruibilità. Ma a volte non è successo, perché purtroppo non basta affidarsi alla buona volontà e alla sensibilità della persona. Per questo io sottolineo sull'importanza della formazione. E cosa succede quando io arrivo al museo o addirittura prima di entrare nel museo? Spesso cerco informazioni sul costo del biglietto, su se ci sono degli sconti, se sono presenti degli strumenti. E spesso si trova soltanto in contatto telefonico, non sempre si trova in contatto per scritto, quindi email, WhatsApp, quindi inviterei, mi piacerebbe che i musei avessero questo genere di contatti dove poter scrivere, dire e chiedere le stesse informazioni che magari si chiedono telefonicamente. Ripeto le buone prassi di comunicazione che dicevo prima, perché se uno sta al front office ha bisogno di conoscere le prassi di prima, conoscere gli strumenti presenti all'interno del museo, perché purtroppo è capitato che in alcuni contesti c'erano degli strumenti, ma l'operatore che stava all'ingresso non lo sapeva, quindi la persona sorda non ha potuto fruire di contenuti che in realtà erano già presenti, erano già adattati. E poi anche qui cercare magari di essere un pochino, di ascoltare le esigenze della persona, perché spesso noi diciamo di cosa abbiamo bisogno, quindi ascoltateci e cerchiamo insieme delle soluzioni, magari anche un po' fuori dagli schemi, magari anche creando una situazione che magari può sembrare impossibile, creare fruibilità, invece è possibile con poco. E dicevo, le visite guidate, sempre le buone prassi di prima, individuare dei percorsi chiari. A volte le guide si muovono in maniera molto come dire, confusa, almeno la percezione che ci arriva è questa, in maniera confusa, e non c'è un percorso chiaro all'interno del museo. Meno opere ma fatte bene, perché comunque capite quello che dicevo prima, anche solo il tempo di seguire una spiegazione, guardare l'opera, vuol dire aumentare il tempo dedicato a ciascuna opera, perché mentre un gruppo di persone normali ascolta e guarda, le altre persone hanno bisogno di ascoltare e poi di un altro tempo per guardare. Quindi qui mi piace citare Mies van der Rohe che dice: "That's more." Quindi me le opere mi ha fatte bene,
E poi il microfono, spesso ci sono visite guidate con il microfono auricolare, solo se si aggancia tramite Bluetooth, tramite altre tecniche, come Wi-Fi, eccetera, alla protesi dell'impianto cocleare, altrimenti l'auricolare la persona sorda è assolutamente inutile. E testi all'interno del museo, quindi pannelli, didascalie, schede. Spesso si trovano dei testi, dei pannelli molto ricercati con linguaggio aulico affettato. Forse bisogna pensare un po' al rinnovo dei linguaggi. I tecnicismi assolutamente usarli perché fanno cultura, ma vanno spiegati. Se ad esempio dico cos'è una centina, perché per fare questa cupola sono state usate le centine. E quante persone non solo sorde sanno che cos'è una centina? Allora va bene usare il tecnicismo, ma va spiegato, va fatto vedere una fotografia, un esempio di che cos'è la centina. In questo modo io torno a casa con una ricchezza, ho imparato qualcosa. E l'uso della grafica e delle immagini appunto a supporto della lettura per agevolare la comprensione. Sappiamo che una foto spesso dice più di tante parole. I video che possono essere presenti dentro a musei spesso non sono sottotitolati, quindi mi è capitato più di una volta di entrare in alcuni musei dove ci sono delle parti spiegate tramite video, molto importanti per la comprensione dell'opera o del museo stesso. Però è tutto un contenuto che se non è sottotitolato non è fruibile. Quindi vedo tante immagini, sento qualche parola un po' in là, ma non riesco a raccogliere tutte le informazioni che mi servono per comprendere appieno l'opera. I video non dovrebbero essere troppo veloci, perché comunque più sono veloci, più è difficile per le persone leggere intanto il sottotitolo, ma anche trattenere l'informazione. C'è anche, apro una parentesi, diversi studi psicopedagogici stanno evidenziando che questa comunicazione così veloce anche attraverso video, spesso nei bambini normali, porta anche delle dislessie, comunque delle difficoltà di parlare. Quindi attenzione a correre troppo. Nel museo, secondo me, è importante cercare di creare una fruibilità un po' più lenta. E, se c'è solo un video con solo della musica, magari segnalarlo con una didascalia, perché a volte è capitato che magari sei lì ad aspettare che dica qualcosa che non sai se lo dice, se non lo dice, e invece è importante magari segnalare con una didascalia solo musica. Le tecnologie possono essere estremamente utili e importanti per la fruibilità all'interno di un museo, quindi video guide sottotitolate, quindi non solo l'audio, che non sempre, anzi difficilmente per una persona sorda è fruibile, tablet, pannelli interattivi. Qui mi ricollego un attimo al discorso delle guide di prima delle visite guidate. Spesso capita che in una visita guidata questi strumenti che possono essere dei sistemi di supporto non vengano utilizzati. Invece forse è importante anche rivalutare anche la visita guidata sfruttando questi strumenti che possono essere di grande aiuto per le persone sorde, perché ricordiamo che tutto quello che è scritto è estremamente fruibile per una persona sorda. E chiudo la mia presentazione parlando un attimo della progettazione universale. Qui entra un po' la mia deformazione professionale da architetto, e quindi spesso ci troviamo di fronte a delle situazioni in cui è necessario fare degli adattamenti posteriori. Allora, la legge sull'accessibilità lo dice chiaramente, cioè il fatto di fare uno scivolo in marciapiede non è che bisogna farlo dove abita una persona in carrozzina, ma va fatto un po' dappertutto, perché proprio
una persona in carrozzina possa andare ovunque. Lo stesso concetto dovrebbe essere applicato anche alla progettazione degli allestimenti, perché spesso è difficile adattare un allestimento che è stato pensato senza considerare l'accessibilità e la fruibilità delle persone sorde. Mi è capitato di andare in un museo bellissimo, estremamente suggestivo, una visita dove c'è un percorso, un piano, quindi anche le carrozzine, era stata pensata appunto l'accessibilità motoria. Automatizzato, c'era un percorso che le porte si aprivano di volta in volta in maniera automatica con una voce narrante che raccontava tutte le varie sale e c'erano dei proiettori che illuminavano di volta in volta l'oggetto a cui bisognava prestare attenzione. Benissimo, al buio, per cui con questi effetti luminosi, potete capire che però per una persona sorda è totalmente inaccessibile, perché sì, guardiamo qualcosa di molto suggestivo, per carità, ma non siamo in grado di cogliere tutte le informazioni che vengono date. Per questo dico, è importante cercare di integrare la progettazione e l'attenzione delle persone, della fruibilità delle persone sorde sin dai primi momenti della progettazione. Grazie. Grazie Lucia, grazie per il tuo intervento che ci ha dato anche delle indicazioni, per quanto banali, ci siamo resi conto che valgono quasi per tutti i musei, e soprattutto ci rendiamo conto come a volte si lavori tanto all'interno dei musei per raggiungere i cosiddetti non pubblici, quando a volte si trascura di raggiungere adeguatamente i pubblici che esistono già. Quindi faremo tesoro di queste parole. Adesso siamo pochi minuti in ritardo sulla nostra tabella di marcia, introduco immediatamente il nostro prossimo relatore, che è il professor Enrico Dolza, docente di pedagogia e didattica speciale all'Università di Torino, nonché direttore dell'Istituto dei Sordi di Torino. Ha degli interessi specifici che includono le politiche europee sulla disabilità, l'accessibilità culturale e museale per visitatori con disabilità, la linguistica delle lingue dei segni e l'educazione dei sordi. Un'area particolare di interesse riguarda i rischi di discriminazione multipla per gruppi target sottorappresentati, come l'intersezione tra disabilità e gruppi etnici stigmatizzati, la comunità LGBTQ, gli immigrati, i richiedenti asilo, e ha molti anni di esperienza nell'ambito dello sviluppo e della gestione di progetti dell'Unione Europea. Prego. Ah, scusate, chiedo scusa solo un attimo, volevo ricordare per chi si è collegato attraverso la piattaforma Zoom soltanto da poco, che sono disponibili i sottotitoli in diretta, che devono però essere attivati a partire dallo strumento che trovate in fondo al vostro schermo sulla parte destra, sottotitoli, va attivata la funzione mostra sottotitoli. Mi taccio subito. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito a partecipare a questo seminario che in effetti coinvolge una delle mie aree di ricerca, di interesse da tanti anni, e in particolare anche nella vostra regione, nonostante io sia di Torino, collaboro da tanti anni con la Fondazione Gualandi, che è l'ente partner di FIAD, che mi ha coinvolto direttamente quest'oggi. Avevo già collaborato con un progetto per l'accessibilità dei musei appartenenti alla città di Bologna. E io dunque ho preparato anch'io delle slide che adesso condivido. Allora, ecco qua. Ok, bene. Il focus del mio intervento verte sull'accessibilità dei luoghi della cultura, così come sono
così come è stata proposta dalla Convenzione ONU. La Convenzione ONU sarà un po' il filo conduttore del mio intervento, perché lo ritengo un documento di grandissimo valore, di grandissimo impatto culturale soprattutto, perché ci propone una visione completamente diversa della disabilità rispetto a quella che ha caratterizzato il XX secolo e che è maggiormente radicata sulla necessità di modificare l'ambiente piuttosto che di lavorare sulla menomazione delle persone con disabilità. E questo tipo di approccio credo che sia particolarmente utile interiorizzarlo quando si ha a che fare con i luoghi della cultura, che sono di per sé ambienti di apprendimento, ambienti di relazione, ambienti di fruizione e di acquisizione di nuovi contenuti. Ricordo anche che la Convenzione ONU è anche una legge dello Stato italiano, quindi in qualche modo anche come cittadini siamo tenuti al rispetto delle norme che sono contenute, però non è tanto il fatto che sia una legge, secondo me, che la rende interessante, quanto piuttosto davvero i contenuti che propone. La Convenzione ONU ha addirittura un articolo che è dedicato all'accessibilità nei luoghi della cultura, ed è l'articolo 30, che dice in pratica che gli stati che hanno firmato la Convenzione riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza alla vita culturale. E questo è un primo tema molto importante, cioè prendere base su base di uguaglianza. Vuol dire poter accedere ai luoghi della cultura, ma non solo accedervi fisicamente, anche avere anche il diritto a capire quello che poi c'è all'interno. L'articolo 30 è dedicato ad un'ampia platea di luoghi culturali, non solo musei, però quindi anche teatri, cinema, biblioteche, archivi, include anche in realtà il turismo, però naturalmente il museo, anche per il peso culturale e storico che il museo ha nella nostra società, è a mio parere uno degli esempi più paragmatici di necessità di intervento. Credo che non a caso sia anche il motivo per cui i musei sono stati tra i primi a tentare dei percorsi di accessibilità. In Italia, per fortuna, nonostante tutte le nostre pecche, sui processi di inclusione siamo abbastanza avanti, talvolta siamo anche più avanti di altri, anche se poi per altri versi magari siamo meno sistematici, meno organizzati. Però vi ricordo che alcuni musei italiani hanno cominciato a ragionare sull'accessibilità delle loro collezioni addirittura in epoca pre-Convenzione ONU. Quindi diciamo che in Italia abbiamo già un po' di esperienze che assommano almeno una quindicina d'anni di riflessioni. Nonostante questo, nonostante la Convenzione ONU e nonostante le molte esperienze che ci sono, bisogna tuttavia partire anche da un dato che ci piace meno sottolineare ed è la persistenza delle disuguaglianze. Le disuguaglianze intese come difficoltà di accesso per le persone con disabilità continuano ad essere notevoli e continuano a essere anche dichiarate dalle persone con disabilità stesse. E questo è un dato che è allo stesso tempo stupefacente e preoccupante, perché da un lato dimostra come l'accessibilità non sia ancora un diritto acquisito, e dall'altro anche mostra un po' la miopia di molte istituzioni culturali che non si rendono conto che l'accessibilità per le persone con disabilità potrebbe diventare cruciale anche in un mondo come quello di oggi, che in parte è competitivo, che in parte è anche, come dire, orientato a fare numeri e a staccare biglietti, tenendo conto che le persone con disabilità, lo dice l'Unione Europea, sono circa 80 milioni nel nostro continente, nell'Unione, non nel continente fisico. Allora, 80 milioni di persone, peraltro, mi sembra un target di cittadini tutt'altro che minoritario. E quindi la Convenzione ONU, in qualche modo, guarda questi 80 milioni di persone che aspettano di incontrare delle istituzioni più aperte e più accessibili.
Con la Convenzione ONU il cambio di paradigma è notevolissimo. La Convenzione definisce già in modo diverso il concetto stesso di disabilità. Nel Novecento abbiamo utilizzato un paradigma della disabilità fondamentalmente di tipo medico-remediativo, quindi abbiamo descritto la disabilità come esito di una menomazione corporea. La Convenzione invece definisce disabilità come una condizione che emerge dall'incontro tra la menomazione e un ambiente inaccessibile. E questa è una grande novità, perché lo sguardo di chi deve prendere delle decisioni a livello politico, organizzativo, deve cominciare a volgere non tanto alla persona con disabilità e alle sue menomazioni, ma agli ambienti che invece deve governare. Quindi il cambiamento di paradigma è totale, è completamente rovesciato. La Convenzione quasi quasi ci invita a pensare, e talvolta in realtà poi lo dice, che la disabilità è socialmente costruita, cioè le persone sono disabili quando incontrano un ambiente inaccessibile, non sono disabili di per sé. La disabilità esiste perché esistono degli ambienti che non sono progettati in modo adatto per tutti, ma che sono invece progettati per una norma ideale, che poi in realtà non si sa bene neanche a che cosa debba corrispondere. Quindi l'accessibilità vuol dire che il nostro agire di operatori culturali, in questo caso il vostro agire di operatori culturali, deve spostarsi dal corpo della persona disabile, cioè dalla sua menomazione, all'ambiente in cui la persona vive e in cui voi lavorate, e che impone quindi una riorganizzazione del contesto piuttosto che l'attivazione di strumenti speciali. Le parole chiave della Convenzione, che sono applicabili in modo perfetto alle istituzioni culturali, sono quelle che in queste due slide che seguono ho messo in rosso. La parola autodeterminazione è una di quelle che a me piace di più. Credo che una società democratica non possa prescindere dal consentire alle persone con disabilità di determinare per se stesse che cosa vogliono fare della loro vita. Che cosa vogliono fare della loro vita include anche potersi svegliare la mattina, andare in un museo, trovarlo non solo aperto, ma anche trovarlo comprensibile, cioè trovarlo fruibile, come diceva giustamente la collega che mi ha preceduto. Quindi le persone con disabilità devono anche, e il convegno di oggi in qualche modo manda un messaggio molto coerente con questo, perché è stato aperto da una giovane professionista con sordità. Ecco, questo è un buon esempio di autodeterminazione. Le persone con disabilità devono essere percepite come coprogettori dei loro servizi, non devono essere accolte con sguardo benevolente, ma devono essere invece pensate come dei cittadini alla pari che hanno il diritto di fruire dei beni culturali. Solo in questo modo possiamo raggiungere uno degli obiettivi della Convenzione ONU, che è la partecipazione su base di uguaglianza, cioè la partecipazione a che cosa? Alla vita civile, culturale, sociale dei paesi in cui le persone con disabilità sono residenti. Le altre parole chiave che hanno a che fare molto nella Convenzione ONU con l'accessibilità culturale sono la parola autonomia e indipendenza. Questo anche mi sembra particolarmente cruciale nel caso delle istituzioni museali, che molto spesso sono orientate nel proporre momenti speciali per categorie speciali di persone. Questo è ad esempio, non so, organizzare la visita per i sordi il 3 dicembre. Non è che la visita per i sordi il 3 dicembre, che è il giorno della mondiale della disabilità, sia necessariamente una cattiva idea, però forse è un'idea che appartiene al passato.
Oggi forse nel mondo contemporaneo non dovrebbe neanche più esistere una giornata del 3 dicembre. La giornata del 3 dicembre ci ricorda che esistono le persone con disabilità, ma insomma, sì, ma il mondo visto con gli occhi della Convenzione ONU non dovrebbe necessitare di una giornata di questo tipo. Dovrebbe necessitare invece di strumenti di progettazione universale, a prescindere dalla presenza o meno un certo giorno o in un certo luogo di persone che hanno delle diversità nella fruizione. All'interno di un museo questo impone alcune cose che sono state dette molto bene dalla collega che mi ha preceduto, cioè la convenzione ci spinge a spostare l'attenzione da strumenti speciali, cioè da strumenti dedicati a particolari categorie di fruitori del museo anche appunto giornate speciali come quella del 3 dicembre, invece ci impone di spostarci verso l'idea del design for all, ma direi ancora di più, che anche l'idea stessa del design for all in realtà in qualche modo equivoca, perché questa idea di design per tutti, questo tutti sembra quasi che i tutti siano gli altri, invece in realtà i tutti siamo noi. Con questo voglio dire che siamo tutti portatori di bisogni di accessibilità. Il museo deve, secondo me, diventare l'esempio di progettazione per tutti, in un'ottica che qualunque visitatore sia potenzialmente portatore non di bisogni speciali, ma di bisogni di accessibilità. E quindi dobbiamo ricordare in ogni momento che l'accessibilità richiede degli adattamenti di tipo ambientale affinché sia adatta per noi tutti, per noi stessi, innanzitutto perché io stesso, che non ho nessuna disabilità apparente, però posso essere portatore di bisogni di accessibilità in qualche momento, ad esempio potrei essere portatore di qualche bisogno di accessibilità in un museo che magari parla di qualche arte che non mi è particolarmente nota, se i testi che vengono presentati sono scritti da specialisti per specialisti, e questo purtroppo accade spesso nei musei. Oppure potrei essere in difficoltà nello scorgere, nel leggere attentamente una didascalia quando questa magari, come noto museo della mia città, è stampata in beige chiaro sul vetro. Io che sono solo un po' miope faccio fatica innanzitutto a vedere dove è la didascalia, e una volta che l'ho vista faccio fatica a leggerla. Oltretutto, una volta che l'ho letta, faccio fatica a capire cosa c'è scritto perché non conosco il termine specifico dell'egittologia. Ecco, questi sono esempi su di me, che non ho nessuna 104, non ho nessuna certificazione di nessun tipo, ma in cui io stesso sono portatore di bisogni di accessibilità, che non sono bisogni speciali, sono bisogni normali di un qualunque cittadino. Per questo sottolineo che più che di design for all dovremmo parlare di design for us. Il design for all, che comunque è come lo chiamiamo anche universal design, deve in ogni caso condurre ad un punto fondamentale, ed è la visita in autonomia. Nella mia esperienza di lavoro che ho fatto in questi anni con alcuni musei sia della mia regione che della vostra, ho colto la necessità e il desiderio da parte delle persone sorde, come peraltro di quelle che hanno altre disabilità, di poter visitare il museo in autonomia, cioè di poter visitare il museo quando gli pare e come gli pare, non necessariamente in gruppi preorganizzati, non necessariamente in gruppi che o in modalità che vanno prenotate in anticipo, cioè di poter visitare il museo esattamente come può capitare a me, liberamente e in un momento che decido, anche all'ultimo minuto. E in questo, a mio parere, si intreccia un po' il pensiero su qual è il ruolo dei musei, perché i musei hanno tanti ruoli.
Alcuni sono ruoli più noti. Il museo, ad esempio, è un luogo di conservazione della cultura, senza dubbio. Forse questo è il caso più noto a tutti. Tutti immaginiamo il museo come il luogo dove ci stanno quegli oggetti antichi che devono essere assolutamente protetti non possono essere toccati, perché sappiamo che nel museo non si può toccare niente, che spesso non si può neanche fotografare niente, non ho mai capito perché, ma spesso mi hanno detto non fotografare, quindi figuriamoci toccare. Ecco, perché? Perché l'idea base del museo è quello che nel museo ci stanno delle cose che devono essere protette. Poi diciamo che una seconda funzione del museo, sulla quale siamo anche tutti un po' più d'accordo, ma già su cui secondo me scricchioliamo un po', è che il museo deve essere un luogo dove si mostra ciò che deve essere protetto. E fin qui forse ancora, ma in questo mostrare c'è anche informare. Ecco, già su questo informare, secondo me, i curatori dei musei, delle mostre, e devono cominciare a farsi delle domande quando vogliono lavorare sull'accessibilità. Informare chi, per esempio? Informare solo i loro colleghi? Informare solo i laureati in storia dell'arte? Questo è quello che accade oggi nella maggior parte dei casi. Schede di sala scritte in un italiano bellissimo, talvolta poetico, talvolta con dei termini precisissimi e correttissimi, ma che però nessuno poi sa che cosa vogliono dire esattamente, con delle sintassi troppo elaborate. O con modalità comunque che non tengono conto di una variabilità del pubblico, sia in termini di literacy, sia in termini di loro competenze cognitive e sensoriali. La terza missione, la terza funzione del museo, quella più nuova, quella che secondo me però andrebbe valorizzata sempre di più nell'ottica della Convenzione ONU, è quella del museo come ambiente di apprendimento. E qui abbiamo le punte più avanzate dei musei, per esempio i dipartimenti di educazione, che sono per loro natura volti a proporre percorsi di apprendimento legati alle collezioni che sono ospitate. Bisogna però stare un po' attenti, perché su questo ruolo dei dipartimenti di educazione, secondo me, si è incardinata una cattiva prassi tutta italiana legata, come dire, che quasi quasi ripropone il modello di delega che esiste nella scuola tra gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno. Allora, nella scuola sapete che a volte succede questa cosa, che in barba a tutte le norme sull'inclusione si pensa che il bambino sordo o il bambino con disabilità sia affare dell'insegnante di sostegno, e gli insegnanti curricolari talvolta, non sempre, naturalmente, però è strisciante, ritengono che tanto ci sia qualcuno che se ne occupa del bambino con disabilità, e questo qualcuno è l'insegnante di sostegno, magari l'assistente alla comunicazione, l'educatore, eccetera, eccetera. Ecco, stiamo attenti a non riproporre quest'idea di delega della fragilità o della diversità di apprendimento a qualcuno, perché talvolta in modo, a mio parere, improprio, le funzioni di accessibilità dei musei sono demandate al Dipartimento di Educazione, quasi che le persone con disabilità debbano essere appannaggio di qualcuno anziché di tutti. Questo è una riproposizione che appartiene al Novecento, non al XX secolo. Perché un museo diventi accessibile, l'accessibilità non può essere demandata al Dipartimento di Educazione, anche se certamente nei Dipartimenti di Educazione troviamo le persone magari più sensibili al tema, le persone che sono già abituate a lavorare con i bambini, che sono già abituate magari a lavorare con gli anziani, ma una funzione di accessibilità deve essere universale, non speciale. Se la funzione di accessibilità è demandata al Dipartimento di Educazione, stiamo applicando un paradigma della disabilità che appartiene al Novecento, non che appartiene alla contemporaneità. Ecco, i non pubblici, la dottoressa Ferrari ha citato un attimo fa proprio l'idea del non pubblico. Ecco, tra i non pubblici certamente ci sono molto spesso i sordi, che percepiscono i musei ancora come troppo elitari e concentrati sulla conservazione dei beni. E quindi le persone con disabilità tendono ad autoescludersi
dalla partecipazione alla vita culturale e dall'attività del museo, perché le ritengono preventivamente non accessibili. Per questo va fatto un lavoro molto importante di sensibilizzazione a monte sull'esistenza stessa dei musei, su che cosa propongono e sul fatto che ciò che propongono è accessibile. Vi segnalo solo dei dati che sono pubblici, perché sono dell'Istat, quindi non sono delle sensazioni che riporto legate alla mia attività, ma sono delle risposte ottenute dall'Istituto Nazionale di Statistica, da cui emerge che il 75% degli italiani non entra in un museo neanche una volta all'anno. Questo è un dato abbastanza spaventoso. È interessante poi perché non entra in un museo. Qualcuno dice che non gli importa niente, vabbè. Qualcuno addirittura dice che è contro l'esistenza stessa dei musei, va bene, abbiamo sempre qualcuno che è contro qualcosa, ma non pensiamo a questi. Ma invece ci interessa molto il fatto che una parte di questo 75% ha ritenuto di dichiarare all'Istat di avere difficoltà a entrare nei musei a causa di barriere fisiche, sensoriali o culturali. Cioè, comunque, le persone che non vanno nei musei sanno di non andare nei musei perché si trovano a disagio dentro un museo. Questo credo che sia un elemento che ci deve far riflettere profondamente. Se una persona è a disagio dentro un museo, credo che possiamo dire quasi quasi che quel museo potrebbe non avere più il diritto di esistere, perché sta fallendo nella sua missione, forse addirittura sta compiendo una missione inversa a quella per cui è stato aperto. Su questo 75% bisogna lavorare, o perlomeno su quella parte di questo 75% che dice io non vado in un museo perché quando entro in un museo sto male. Sottolineo alcune cose ancora, sì, ho ancora tempo, vero, dottoressa Ferrari? Sì, non sto andando. Beh, direi, eravamo un po' in ritardo di 10 minuti, quindi sì, abbiamo ancora tempo. Ok, va bene, perfetto. Grazie, no, non volevo poi rubare spazio agli altri. Ecco, per organizzare la visita in autonomia di cui ho parlato prima, bisogna tenere presente che è necessario che il museo si prepari. La visita in autonomia non si improvvisa e richiede una pianificazione, richiede una progettazione, cioè richiede una visione del museo che necessita appunto di alcuni passi importanti. Uno, ad esempio, bisogna prestare molta attenzione alla comunicazione e all'informazione a partire dal sito web. Credo che poi probabilmente, forse il dottor Gamberi o qualcun altro più di me, è esperto di questo tema. Scusi l'interruzione, chiedo Sì. solo se è possibile rallentare un attimo la velocità della parlata per agevolare gli interpreti. Poi Sì. direi che altri 5 minuti dovremmo averli. Grazie, Va scusi. bene, d'accordo. Sì, chiedo scusa agli interpreti, ogni tanto io per primo dovrei saperlo, però ogni tanto poi mi parte il parlato veloce. Quindi, sì, dicevo, questo tema del sito web accessibile secondo me è di grande importanza perché non si pensa mai a sufficienza al problema che a volte le persone sorde in particolare, ma un po' tutte le persone con disabilità o che hanno bisogno di accessibilità, fanno fatica non solo ad accedere al museo, ma anche semplicemente a essere informati sul fatto che il museo esista. Allora, la carenza di informazione di cui sono vittime le persone sorde o le persone più fragili è tale per cui loro talvolta non hanno neanche ben idea di esattamente quali siano i musei e di che cosa ci sia all'interno. Un sito web accessibile, quindi nella mia proposta, non è solo accessibile in termini tecnico, quindi non so, con le foto scaricabili piuttosto che un italiano accessibile, eccetera, ma anche proprio un sito che comunichi in modo chiaro, in modo trasparente e in modo eventualmente anche multilinguistico e multimodale, che cos'è il museo, che cosa si troverà all'interno, anche
con contenuti aggiuntivi e approfondimenti. Questo perché talvolta per le persone con disabilità è molto importante avere un'anticipazione su che cosa troveranno nel museo e su quali sono le eventuali barriere che il museo potrebbe mostrare, o anche quali sono le eventuali facilitazioni che il museo ha. Quindi il museo deve essere molto chiaro e molto trasparente nella comunicazione su se stesso e su che cosa, su quali sono i contenuti. Poi una visita in autonomia prevede che ci sia una cultura diffusa dell'accessibilità sin dall'accoglienza. Gli operatori che accolgono le persone alla porta, i custodi, i cassieri, gli operatori del bookshop, spesso sono dimenticati dalle formazioni sull'accessibilità. In realtà non ci dimentichiamo che quando una persona entra nel museo, la prima persona che incontra sarà proprio uno di loro. Quindi, in qualche modo, l'immagine del museo rispetto alla propria accessibilità, rispetto alla propria accoglienza, è demandata al personale, che talvolta rimane escluso dalla formazione. Credo che sia molto importante lavorare sulla capacità di accoglienza e sulla formazione di questi tipi di operatori, che spesso lo fanno con grande piacere e con grande passione. Usare gli stessi percorsi di tutti, quindi ad esempio evitare assolutamente, salvo che non ci siano vincoli di tipo paesaggistico, architettonico, eccetera, quello che talvolta succede, cioè che l'ingresso per le persone con disabilità sia separato da quello delle persone senza disabilità, cioè, che ci siano percorsi alternativi, ma invece garantire sempre un accesso paritario dei percorsi uguali per tutti. Dovrà essere possibile orientarsi con facilità all'interno del museo. Non sempre questo può sembrare banale, ma invece non lo è affatto. Quando una persona entra in museo, trovare delle mappe comprensibili, semplici, ben visibili, che consentano di capire qual è il percorso, dove bisogna andare. Molte persone, quando entrano in un museo, sono spaesate, non sanno dove comincia la visita. Ecco, questo aspetto che a volte rende spaesati anche noi stessi. Una persona che ha delle difficoltà sensoriali rimane maggiormente spaesato, quindi dobbiamo essere molto attenti nell'offrire una comunicazione molto chiara e controllata, questa comunicazione, anche negli aspetti che hanno a che fare con la sensorialità, quindi con l'illuminazione, per esempio, degli ambienti, con la rumorosità degli ambienti. Qua, per esempio, sulla rumorosità, il caso dei sordi è un caso da manuale, perché in un ambiente rumoroso la persona sorda funziona male. Quindi, passatemi il termine, funziona in ottica di ICF, ma controllare anche il contrasto cromatico, il font delle didascalie, il modo con cui scriviamo, il font che scegliamo, non è irrilevante ai fini dell'accessibilità. Ci sono dei font a bassissima leggibilità che affaticano la vista, e dei font che invece facilitano la lettura. Lo stesso vale per il contrasto cromatico e per la dimensione del font. Nel caso dei sordi, in particolare, poi bisogna governare molto bene il testo scritto. La collega che mi ha preceduto vi ha spiegato i motivi per cui va fatto questo lavoro sull'italiano con cui sono descritti i contenuti dei musei. Senza dubbio, il testo scritto, pur essendo visivo perché è scritto e quindi è accessibile dal punto di vista sensoriale alle persone sorde, non sempre è accessibile dal punto di vista dei contenuti. E quindi va fatto un lavoro sul testo, perché le persone sorde potrebbero avere un lessico un po' più povero o un po' più rigido, non sempre, però
capita, è possibile, e comunque dobbiamo prevederlo non solo per i sordi, ma anche per una platea potenzialmente molto più ampia di persone che possono avere difficoltà nella lingua italiana e hanno anche una difficoltà di comprendere il senso generale del messaggio culturale se questo prevede troppe inferenze, cioè se diamo per scontate delle cose che non sono esplicitate e che rendono quindi il testo in qualche modo oscuro ad un lettore a cui magari manca un'informazione di tipo enciclopedico. Voglio dire, se io dico vado a Barcellona a vedere due Picasso, voi tutti avete capito che se sono andato a vedere dei quadri, ma io non ho detto la parola quadro, ho detto Picasso. La vostra, voi avete inferito che Picasso è un pittore che ha fatto dei quadri, avete anche inferito che Picasso è morto, quindi non posso averlo incontrato di persona, né, e anche che Picasso è un cognome e non ce ne sono due. E che pertanto non posso che essere andato in un museo a Barcellona a vedere due quadri di Picasso, ma queste sono tutte cose che io non ho detto. Il testo delle didascalie deve tenere conto di queste difficoltà. Taglio un po', qua poi ve li lascio, vi ho messo due esempi, uno tratto da un museo e uno tratto da un libro di testo che poi vi lascio nelle slide per gli organizzatori che poi non so esattamente come saranno distribuiti e se, comunque dove ci sono degli esempi di testi totalmente inaccessibili. Vi sfido a leggere questo testo sulla Dama Longobarda e se non avete una laurea in storia dell'arte, che cosa esattamente capite di questo testo, sia per le parole che sono scelte, sia per la struttura sintattica. Ok, dunque, andando verso la fine, vorrei dire che un tema un po' di fragilità su cui è necessario ancora, secondo me, lavorare, soprattutto da parte di chi ha in mano il potere decisionale, è quello di non considerare più l'accessibilità come una funzione accessoria. L'accessibilità deve diventare una funzione, come dire, trasversale a tutta l'attività dei musei, che non può essere delegata al Dipartimento d'Educazione o addirittura delegata ai volontari o delegata alla libera scelta di qualche operatore particolarmente volenteroso o particolarmente sensibile. L'accessibilità deve diventare una funzione cruciale, presente a livello apicale all'interno di ogni museo, che sia quindi una funzione di sistema, non un'ancella, spesso senza portafoglio, perché questo è l'altro tema. I soldi ci sono sempre per fare tutto, tranne che per garantire l'accessibilità. Quando il museo progetta una nuova mostra, progetterà ben che bisogna comprare delle teche, che bisogna pagare degli operai per fare dei traslochi, che bisogna pagare un'assicurazione per le opere che sono esposte, perché sono di proprietà di un altro museo. Perché non c'è mai budget per garantire l'accessibilità? Quindi è per questo che sottolineo il fatto della progettazione universale, così come l'ha fatto la collega che mi ha preceduto. Progettare vuol dire, appunto, progettare vuol dire avere in mente tutto, non vuol dire ah, che bello, progetto una mostra, poi l'ultimo giorno mi rendo conto, ah già, ma non ho previsto i sordi, ah già, ma se viene un cieco, ah, ma come facciamo? Progettare significa pensare, pensare significa prevedere alcune cose come obbligatorie e ovvie, così come non posso prescindere dal togliere il costo dell'assicurazione per il quadro che mi viene imprestato dal Louvre, non posso prescindere dal garantire l'accessibilità di quel quadro a un pubblico più in difficoltà. Concludo con questo pensiero finale, perché credo veramente di aver esaurito il tempo a disposizione. Penso che concludo come un po' ho iniziato, cioè credo che occuparsi di accessibilità di un museo sia un'operazione cruciale per la nostra società, direi un pilastro democratico.
perché non possiamo accettare che le persone si sentano a disagio dentro i musei. Allora, se noi riusciamo a far espugnare i musei da parte delle persone sorde, ma possiamo anche appunto delle persone. Altri cittadini non abituati a visitare i musei, se queste persone espugnano il museo, cioè se ottengono gli strumenti per stare bene dentro le nostre istituzioni, probabilmente saranno anche in grado di vivere meglio qualunque altro luogo della vita culturale e civile del nostro paese. Quindi credo che rendere accessibili i nostri musei sia un pilastro democratico e sia anche un modo di valorizzare ancora di più le istituzioni museali, che a mio parere sono un asset strategico per l'Italia, per qualunque paese, ma per l'Italia in particolare, sono un asset strategico incredibile. I musei devono diventare la dimostrazione che le persone con qualche difficoltà possono stare bene nei luoghi di tutti, anche nei luoghi che sembrano più difficili, perché obiettivamente i musei talvolta sono difficili, i musei hanno contenuti culturali, trasmettono informazioni, hanno un lessico specifico, fanno ricerca, sono quasi talvolta appunto l'apice della cultura. Beh, proprio questo apice secondo me deve essere accessibile, se non lo è, non stanno guadagnandosi lo stipendio che lo Stato gli passa. Con questo vi ringrazio per avermi ascoltato e rimango ovviamente a disposizione anche per sentire gli interventi che seguono. Bene, grazie Enrico Dolza, spunti interessantissimi. Dispiace, ahimè, che l'intervento sia stato contratto, mi pare di No, capire. Insomma. no, no, quello che dovevo dire l'ho detto. Benissimo, no, è interessante appunto capire il rovesciamento del punto di vista, cioè cambiare l'approccio rispetto a queste tematiche, che è un impegno che i musei dovrebbero prendere, insomma. Grazie. Grazie, ci vediamo dopo. Intanto ho visto che sono arrivate due domande, forse tre in questo momento, ma ricordiamo che le domande le riserviamo all'ultima mezz'ora di tempo al termine degli interventi dei relatori. Ricordiamo che le slide che i relatori gentilmente ci mettono a disposizione saranno poi disponibili dal sito del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna e da il sito di fiaddaemiliaromagna.org, e magari dopo lo scriveremo meglio. Allora, diamo la parola a Fabio Fornasari. Siamo entrati molto nel merito, siamo entrati proprio dentro i musei, e quindi meglio di chiunque altro. Fabio Fornasari ci può parlare di questo, architetto museologo. Direttore d'artistico del Museo Tolomeo dell'Istituto dei Ciechi Cavazza di Bologna, membro ICOM, ricercatore associato dell'Istituto di Ricerca per le Popolazioni e le Politiche Sociali, costruisce dispositivi per mostrare e raccontare storie di valore e utilizza installazioni museografiche e ambienti di apprendimento. Progetta installazioni, coinvolgono il pubblico all'interno di dinamiche di interazione cognitiva e sensoriale e lavora a fianco di psicologi e pedagogisti per sviluppare modelli educativi di frontiera. Prego. Grazie, buongiorno innanzitutto, Buongiorno. quindi condivido lo schermo e dunque vediamo questo. Quindi lancio la mia presentazione, se riesco a trovare, eccolo qua, questa. Ho un po' troppa roba davanti. Voi vedete bene? Domando scusa se chiedo. Mi sentite? La tipica domanda. Sì, si sente e si vede per quello che mi Vede bene? Va riguarda. bene, perfetto. Allora, no, perché io sotto ho la finestra, devo vedere un attimo, domando scusa, perché ho una finestra che non mi aspettavo di vedere. Ok. Adesso sono a posto, direi. Ecco, adesso sì, sono a posto. Allora. Mentre tanto ringrazio tutti quelli che mi hanno preceduto perché non mi eviterò di ripetere tante cose che ho sentito perché intanto condivido
quello che è stato detto da tutti, anzi è molto utile. A questo punto, mentre parlavano, ho aggiunto delle slide che sono più di natura visiva, come queste due qua. Ecco, intanto architetto museologo, e sono qui, diciamo così, con il cappello della Commissione Accessibilità Museale, appunto DICOM, della quale faccio parte. Quindi voglio parlare anche di quello. Però secondo me architetto museologo in questo caso è la cosa più importante per, come dire, evitare di ripetere cose che sono già state dette, ma piuttosto farle anche capire in una chiave di progetto, cioè nel senso proprio del va bene l'accessibilità, va bene la fruibilità, vanno bene tutte le questioni, ma la cosa più importante a un certo punto è d'accordo, ma a questo punto cosa devo fare per essere accessibile, per essere fruibile o altro? E quindi la prima cosa che mi viene da dire intanto è che dobbiamo costruire l'esperienza inclusiva, proprio costruirla all'interno di quale luogo? Del museo, quindi dove l'opera ha luogo. E deve essere un allestimento ovviamente museale accessibile, ma non possiamo pensare che l'allestimento non sia già lui un elemento di accessibilità, un elemento attraverso il quale far arrivare l'accessibilità, e quindi non possiamo pensare che abbiamo bisogno di altri elementi per rendere accessibile un museo che altrimenti non lo sarebbe. È fin dall'origine che dovrebbe esserlo. Quindi quando io progetto un museo, non è che devo fare la mia progettazione e poi dopo viene chiamato, e capita quasi sempre così, dopo viene chiamato l'esperto in accessibilità. C'è un museo importantissimo nel mondo che ha aperto una sua seconda sede in un'altra parte del mondo, non faccio né nomi né cognomi, l'architetto, l'archista che ha progettato quel museo, ad esempio, ha imposto il colore che dovevano avere determinati oggetti per l'accessibilità perché altrimenti non stavano bene col suo museo. Ecco, queste cose non sono ammissibili, ovviamente. Quindi è importante cominciare a capire che è il museo stesso che deve essere, come ha detto anche chi mi ha preceduto prima, è un ambiente di apprendimento. Quindi se è un ambiente di apprendimento, deve essere progettato come un ambiente di apprendimento e non solamente come un pezzo di architettura. Quindi come posso cominciare a guardare il museo nel momento in cui lo progetto, ma anche nel momento in cui ci entro per guardare una mostra? Quando vado a vedere una mostra o vedere un allestimento museale, io non vado semplicemente a vedere Picasso, come dicevamo prima, vado a vedere vivere tutta un'esperienza che è molto complessa, che è fatta di treni, viaggi, ristoranti, alberghi, eccetera, e l'ultimo passaggio è proprio il museo. E il museo mi deve, deve mantenere una promessa, e cioè la promessa è quella di farmi vivere un'esperienza unica e irripetibile, e questa deve essere fatta per noi, per tutti, per chiunque e per tutte e per chiunque. Quindi, perché la cosa importante è comprendere innanzitutto che tutto nell'universo è come l'universo, cioè noi ci portiamo dietro il nostro modo di guardare, che è nostro, personale, e se io riesco a intercettare quel modo di guardare, per me è molto più facile riuscire a far capire alle persone i contenuti della mostra, il senso di meraviglia che io voglio far arrivare attraverso una mostra. E quindi veramente all'accessibilità non ci penso più, perché se io riesco a governare i linguaggi dell'allestimento, i linguaggi del museo, i significati che muovo, non c'è più bisogno del progetto di accessibilità. Come si fa tutto questo? Faccio un esempio. Innanzitutto il significato. Avevo scritto prima che tutto nell'universo è come l'universo. È un esempio molto banale. Ero al Met di New York, entrano due persone che sembrano uscite non dalla stanza precedente ma dal quadro. Non solo per come sono vestite, ma per come si guardano, per come sono disposte prossemicamente nell'ambiente. Il significato emerge con le persone immerse nell'ambiente, quindi io quando guardo le opere non le guardo da sole, le guardo con le persone al mio fianco. Togliamo il periodo di Covid oggi, ma questo è quello che mi capita. Quindi come si guarda l'arte? Come la guardo? Con le persone al fianco. Quindi è molto importante anche considerare questo aspetto, perché
Nel momento in cui io devo comprendere come si guarda un'opera, guardo gli altri come guardano le opere, nel momento in cui io non le so, magari non riesco a capire quale opera sia più importante all'interno di una sala, è semplicissimo, dove ci sono più persone, lì c'è la maggiore curiosità. Adesso si fa molto l'eye tracking delle opere d'arte, cioè si osserva attraverso delle macchine dove gli occhi dei vedenti si posano all'interno del quadro. È molto importante questo per capire i tempi, se l'illuminazione è fatta bene in un museo, se l'allestimento è corretto, ma anche capire all'interno dell'opera d'arte quali sono quegli elementi che attirano di più l'attenzione, non per cambiare l'arte, ma per conoscere anche come le persone ragionano intorno all'arte, cosa pensano e altro. La cosa importante però quindi è recuperare anche la dimensione dell'essere umano, considerarlo non più slegato dall'opera, nel momento in cui io quando guardo un'opera d'arte all'interno di un museo convivo con altri, non sono da solo, con tutte le mie fragilità e le mie competenze. Quindi dai primi istanti di vita l'essere umano interagisce con l'ambiente che lo circonda, che è composto da persone, elementi minerali, elementi vegetali, elementi animali. E questo tipo di relazione avviene già nella vita prenatale, cioè mentre io sono ancora dentro all'interno della pancia della madre, se ho la facoltà di udire già, cioè percepire le vibrazioni, le percepisco, e tutta un'altra serie di elementi, non entriamo in questo. Talvolta l'interazione con l'ambiente ha degli scopi espliciti di riduzione dei bisogni, cioè io mi relaziono perché ho fame, devo trovare da mangiare. Un animale ha fame, va a caccia della propria preda. Ma noi umani, specialmente noi esseri umani, ci muoviamo molto per curiosità e per volontà di esplorare. Io non vado all'interno di un museo per cercare da mangiare, vado all'interno di un museo perché ho bisogno di alimentare, sì, ma non più la dimensione biologica, ma un altro tipo di dimensione che è quello del desiderio di conoscenza, eccetera. Poi c'è l'ambiente nell'ambiente. Una piccola premessa, ho cambiato un po' l'ordine di alcune slide proprio per partire dalla fine, per evitare di partire subito da un elemento che sono le definizioni del museo secondo ICOM, che sono importanti perché fanno capire tanto di quanto è già stato detto anche in apertura da Silvia Ferrari. Perché mi interessava appunto farvi vedere queste immagini che sono più ricche, proprio per smontarle, perché la cosa importante quando si progetta uno spazio complesso come un museo, che è pieno di altri oggetti complessi che sono le opere d'arte, è veramente un mondo frattale, cioè ogni singola piccola parte contiene qualche cosa che ne contiene ancora dell'altra, è un pensiero che contiene tanto pensiero di tante persone. In queste immagini ci sono, quante opere d'arte ci sono? Ce n'è una, due, tre, quattro. Questo è un allestimento che io ho fatto alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. Mi interessava lavorare su uno spazio senza muri chiusi. Io ho sempre lavorato sul tema prevalentemente della cecità, volevo lavorare, sperimentare un altro tipo di lavoro nel momento in cui in questo spazio qua si sentono fortissimi i suoni e i rumori dell'ambiente esterno, perché siamo nel parco settecentesco della Villa Reale di Milano, non di Monza. È un parco settecentesco pieno di animali, come degli uccelli, eccetera, che si sentono fortissimi mentre si girano nelle sale questi rumori, non tanto i rumori della città. E allora ovviamente ho pensato, come si fa però nel momento in cui c'è il tema della sordità, per far continuare a percepire questo. Allora lì, in quel momento, ho pensato che sono i temi della natura dipinti. Sopra c'è la pittura di Appiani, intorno ci sono tutta una serie di elementi, quindi riportare i suoni della natura attraverso le immagini della natura. Era una mostra particolare perché era su Emilio Longoni. Emilio Longoni è un artista che si rifiuta di partecipare al mercato dell'arte milanese del tempo e si va a rintanare nella montagna. Ed è per questo che ho appunto costruito un percorso proprio come un sentiero all'interno della pittura,
partendo dalle opere di quando ancora abitava a Milano, per entrare in questo bianco neve, per far capire come si stacca dalla città e va a contatto della natura. Se mettevo un muro pieno e non avevo il modo di sentire anche i suoni, e non ho il modo di sentire i suoni, avrei perso l'immagine e il contatto con la natura. Ecco che ad esempio allora sostituire a volte a un muro pieno con un muro trasparente che regge un quadro e fa vedere anche sul retro, il retro del quadro, sul retro dell'allestimento, il retro del quadro, mi permette intanto di conoscere la storia del quadro, di quanto ha viaggiato. Nel mondo del museo usiamo dire tante volte i quadri sono come delle valigie, perché viaggiano di continuo. Ogni volta che partecipano a una mostra viene attaccato dietro un elemento che individua il percorso, il viaggio che ha fatto questo quadro. È già un'altra mostra nella mostra a vedere tutti i retri di tutti i quadri. Peraltro alcuni quadri non si possono mostrare perché ci sono delle immagini particolari che garantiscono l'originalità del pezzo. Se sono molto facili da rifare, si evita sempre di far vedere il retro. Questo è un piccolo inciso. Comunque all'interno di questa mostra è proprio presentato come la scena del sogno. Un sogno per essere compreso va smontato, non lo possiamo fare da soli, abbiamo bisogno di uno psicanalista che ci aiuta nella comprensione dei simboli, che sia lacaniano, freudiano, che sia junghiano, ci sono dei modi diversi di leggere i sogni, però il fatto centrale è che la complessità di un museo, per chi non ne riconosce i linguaggi, si presenta un po' come un testo appunto sognato che ha bisogno di essere smontato. Lavorando con i ciechi ho capito questa cosa fondamentale, che la complessità va veramente smontata. Va smontata con un principio che ricorda un po' il filosofo Derrida, che smonta la complessità e la ripresenta in una maniera molto pragmatica, come pensiero pragmatico, per essere compreso. Quindi in questo caso cosa ho fatto? Ho mantenuto la presenza di tutte queste nature, ma per poterle far comprendere ho mantenuto la trasparenza di un muro. Contemporaneamente ho riportato ai piedi a terra quel bianco che stai vedendo nei quadri e quello che calpesti quando sei nella montagna. Quindi, come dire, è un sentiero in montagna che ti permette di vedere delle visioni di montagna all'interno di uno spazio, galleria d'arte moderna, Villa Reale, all'interno di un parco che è un parco all'inglese. Sono tutti rimandi di natura. Non occorre che uno conosca i significati delle differenti nature, i significati simbolici delle differenti nature. Non occorre che uno capisca e riconosca la differenza tra un parco all'inglese, un parco all'italiano, un parco alla francese. È comunque natura. Avrà poi la curiosità di approfondire questo, ci saranno strumenti che può comunque rimandare dopo, cioè anche questa cosa per cui tutto deve essere capito subito non è corretto per il museo, perché il museo non parla in una sola volta all'istante, è uno spazio comunque di esperienza che deve, come dire, permettere alla persona anche di comprendere un poco alla volta, e al museo non ci si va una volta sola. Io non posso dire di essere stato al Louvre perché ci sono stato una sola volta in vita mia. Posso dire di conoscere il Louvre quando ci ho passato dei mesi interi, ho vissuto tutte le sale, ho guardato le persone come si comportano all'interno di quegli spazi. La cosa importante comunque è che l'interagire con l'ambiente, essere in contatto con il museo, comprenderne i significati, entrare in contatto con tutti i linguaggi che il museo mi può presentare e anche raggiungere il benessere. È stato detto fin dall'inizio che il museo ha questo compito oggi di benessere, di avvicinarci al tema del benessere. Ecco, tutto questo
come dire, fa fronte a tre bisogni psicologici di base, che sono l'autonomia, la competenza e la relazionalità. Come stanno insieme? L'autonomia è il bisogno di essere noi stessi, agenti causali, cioè la possibilità di fare nello spazio quello che vogliamo, come lo vogliamo, ovviamente senza offendere gli altri, nel senso che allora prima ancora dell'accessibilità, quello che noi cerchiamo di fare nei musei è che le persone siano in autonomia nel movimento, possano accedere a una mappa tattile senza che qualcuno gli debba dire dov'è, senza che qualcuno gli debba spiegare come si legge e senza che le persone, come dire, debbano farsi necessariamente sempre aiutare dagli altri. Questo tema dell'autonomia è la base anche di quella domanda che diceva chi mi ha preceduto prima, ma che dicono sempre i ciechi con noi, è: ma cosa ci vado a fare al museo se non so cosa c'è? Ecco, nel momento in cui ho uno strumento che dice alle persone che vogliono andare al museo cosa c'è dentro, queste sono in autonomia per poter decidere se andare o meno. Poi devo garantire a chiunque voglia entrare al museo di avere ascensore, il cicalino sulla porta che individua l'ingresso, le mappe tattili per potersi muovere all'interno, la LIS per poter avere i contenuti all'interno di quel linguaggio, le sottotitolazioni dei video, tutte le cose di cui stiamo parlando. Senza quello l'autonomia non esiste, perché ho sempre bisogno di qualcuno al mio fianco che mi dia una mano. Nel momento in cui sono autonomo, poi sviluppo anche la possibilità di verificare la mia competenza nella comprensione, perché una volta che mi arriva un contenuto, prendiamo le nature di prima, non le riesco a decodificare e non riesco a capire determinate cose, ecco che è il momento nel quale la mia competenza viene messa alla prova. Ma la competenza anche è importante avere questa prova qui, perché ha una dimensione relazionale, cioè la possibilità di mettermi in relazione con gli altri. Come vi ho fatto vedere prima, nelle immagini mi piace che ci siano le persone, perché le persone danno la misura dello spazio, ma danno anche la prossemica, come le cose accadono nello spazio al mio fianco, come io mi posso relazionare non solamente con l'ambiente, con lo spazio fisico, non solo con la pianta, non solo con gli alzati, ma anche con gli altri che guardano contemporaneamente la stessa cosa. Allora magari la mia competenza non mi permette di comprendere una cosa, non è che io abbia necessariamente sempre bisogno di avere un aiuto, ma mi basta guardare gli altri e fare eventualmente quella domanda utile. Se l'ambiente è un ambiente di apprendimento, è anche un ambiente di scambio di queste competenze. Si usa dire che un tempo sapersi orientare nel mondo faceva la differenza tra la vita e la morte, era normale, cioè se io abitavo al tempo delle caverne non ero in grado di riconoscere nel bosco la presenza di un animale nascosto dietro una frasca, dentro un elemento vegetale, non sapevo riconoscere i rumori e altro, ecco che io potevo essere preda di quell'oggetto, di quell'animale. Se invece sono in grado di riconoscerlo, ecco che è l'animale che può diventare una mia preda nel momento in cui il mio bisogno è di alimentarmi. Quindi quello che noi facciamo continuamente oggi è quello di esercitare questa capacità di orientamento nello spazio, usando lo spazio intorno a noi per vedere, guardare, comprendere la realtà. Siamo esseri, come dicevo prima, che ci muoviamo nello spazio non solo per bisogni primari, ma anche per semplice curiosità. Come battuta, se la curiosità forse uccide il gatto, per noi invece no, anzi ci mantiene in vita, perché è proprio questo desiderio di meraviglia e di questa curiosità totale che ci spinge ad andare sempre avanti, a conoscere determinate cose nuove, guardare attraverso finestre, guardare paesaggi, e quindi poter entrare al museo significa innanzitutto alimentare questa curiosità, prima di tutto. Se noi carichiamo troppo il museo della conoscenza e della necessaria, e questa assoluta necessità di comprendere tutto quello che vedo, comprenderne i significati, non stiamo facendo un buon servizio a chi verrà al museo, perché anche il semplice sguardo, anche se è accompagnato da un senso di meraviglia, è già qualcosa, è un inizio. Poi,
come dicevo prima, il museo non deve rispondere subito, istantaneamente a tutte le necessità, sennò diventa non più un ambiente di apprendimento, diventa un'estensione della scuola. Deve essere qualcosa di altro dalla scuola. Va benissimo che sia anche un'aula didattica, ma non va bene che sia solo un'aula didattica. Quello che diceva infatti inizialmente il codice etico di ICOM era appunto, rimandava ancora al museo come spazio di studio, istruzione e diletto. Quindi il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, questa parte è rimasta sempre, al servizio della società e del suo sviluppo, aperto al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze, eccetera, per scopi di studio, istruzione e diletto. No, non può essere questo, tant'è che appunto è poi cambiata quella definizione. Noi apparteniamo al nostro ambiente, siamo parte del nostro ambiente culturale, non è lontano da noi, non lo devo necessariamente comprendere come qualcosa che è fuori di me. Io ci sono immerso dentro e quando mi relaziono anche con delle opere d'arte, come possono essere queste immagini che vi sto facendo vedere, in qualche maniera sono come me, devo anche essere in grado di riconoscerle a partire semplicemente dalla similitudine. Queste sono foto fatte da un fotografo che appunto tratta le sculture come fossero degli umani e li presenta in questa modalità, proprio cercando di tirarne fuori l'umanità e non la dimensione artistica dell'opera d'arte. È lui che fa un intervento artistico su questi elementi. Ed è proprio una testimonianza, in questo caso, di una libertà espressiva, cioè non è necessariamente obbligatorio parlare sempre della storia dell'archeologia, dell'arte antica nel momento in cui il fotografo è una statua. Così l'ha fatto anche Mimmo Iodice. È proprio, come dire, la presentazione dell'incontro con l'opera e celebrare l'incontro con l'opera, non tanto e non sempre solo con l'alto significato che quell'opera contiene, perché già questo incontro produce un nuovo significato, che vale per me. Io devo valorizzare questa epifania, questa meraviglia, questo senso di, come dire, di esperienza fondamentale per chi guarda, perché altrimenti potrà capirlo sempre solo chi ha fatto il Galvani a Bologna, cioè il liceo classico. L'ICOM quindi comprende tutto questo e capisce che il problema non è più quello di costruire un museo che istruisce e quindi introduce nelle persone dei concetti se non ce li ha e li frustra per tutta la vita, perché tanto non sarà mai la vista un museo che ti riempie della mancanza di studi su alcuni ambienti, su alcuni ambiti, su alcuni eccetera. Quindi è importante comprendere che deve essere accessibile, che opera in un sistema di relazioni al servizio della società e del suo sviluppo sostenibile e che poi parla anche di paesaggi culturali, quindi effettua ricerche sulle testimonianze dell'umanità e dei suoi paesaggi culturali, li acquisisce, le conserva, le comunica e le espone per promuovere la conoscenza, il pensiero critico, la partecipazione e il benessere della comunità. Questa è la proposta di Comitalia come modifica appunto a quella che è la definizione che è stata poi quella che usiamo. Altra cosa invece è la proposta che è stata presentata a Kyoto. È fondamentale ancora di più qui vedere come alla fine il contenuto del museo nella definizione di Kyoto è quasi sparito, cioè quasi non c'è più. Che dice: i musei sono spazi democratizzati, inclusivi e polifonici per il dialogo critico sui passati e sui futuri. Qui non si parla di storia dell'arte, si parla proprio di persone e dell'opportunità che questo luogo sia un punto di incontro tra passato e futuro, tra persone che parlano sistemi diversi, e democratizzati. C'è una parola che non ha molto, in teoria, non aveva un tempo, sicuramente nel XX secolo, relazione con la cultura, la democrazia. Oggi si parla di democratizzazione della cultura. Riconoscendo e affrontando i conflitti e le sfide del presente, conservano reperti ed esemplari in custodia per la società, salvaguardando diversi ricordi per le generazioni future e garantiscono pari diritti e pari accesso al patrimonio per tutte le persone.
I musei non hanno scopo di lucro, questo viene detto quasi di così, per inciso, sono partecipativi, trasparenti e lavorano in collaborazione attiva con e per le diverse comunità per raccogliere, conservare, ricercare, interpretare, esporre e migliorare la comprensione del mondo, puntando a contribuire alla dignità umana e alla giustizia sociale, all'uguaglianza globale e al benessere planetario. Il centro non è più la persona, ma è l'intero pianeta. Il benessere non è più quello della persona, ma è quello dell'intero pianeta. Questa proposta non è stata accettata. Non è che non sia stata accettata, è stata rimandata la discussione durante l'ultimo incontro ICOM di Kyoto, scusate, perché appunto rappresenta un'eccessiva novità, ma di fatto è quello sulla quale molte persone stanno realmente lavorando, e cioè il museo non più è solo come luogo di apprendimento, ma luogo all'interno del quale ha teatro la democratizzazione della cultura, della società, del pianeta, dove si celebra la migranza nel senso che la si espone, si racconta il Black Lives Matter, ad esempio, è un esempio che porto, e quindi il museo partecipa ai grandi problemi della società, compreso il climate change, l'uguaglianza di genere, il superamento del pensiero binario, e eccetera, eccetera. Quindi la Commissione tematica accessibilità museale ha l'obiettivo di fornire strumenti, definizioni e conoscenze, stimolare nelle realtà museali la cultura dell'accessibilità. Quindi l'accessibilità non più come questione tecnica, ma come cultura. Ed è fondamentale questo passaggio, perché la cultura dell'accessibilità significa appunto entrare in una dimensione in cui io progetto, non ho più bisogno di pensare all'accessibilità come un elemento correttivo o come quella cosa che devo assolutamente chiamare, se no il bando non me lo passano. No, diventa veramente come un tempo ci siamo battuti per la cultura del progetto. Oggi il progetto è ormai parte della cultura, fa parte ormai della cultura anche degli amministratori. Bene, ora bisogna far entrare anche questa dimensione della cultura dell'accessibilità. Quindi poi all'interno della commissione siamo tutte persone che ci occupiamo di questi argomenti e che sviluppiamo all'interno, ciascuno di noi all'interno dei propri musei, esperienze, ce le trasmettiamo e poi le trasmettiamo agli altri colleghi, come oggi ad esempio. Esiste solo in Italia, stiamo cercando di farne una sua corrispondente anche a livello internazionale. In Italia c'è una tendenza, ci sarebbe una tendenza a voler farla rientrare in un'altra commissione che è quella della mediazione, ma è un altro, veramente è un altro tema questo. In queste immagini ho voluto richiamare, prendetela come un appunto anche per interrompere il flusso del tipo appunto più normativo, diciamo così, più di definizioni. Una cosa importante quando lavoro cercando di costruire delle occasioni per far comprendere meglio e far partecipare e ricercare all'interno delle persone il contenuto da far risuonare nell'ambiente, non viceversa. Cioè, se io riesco a risvegliare nella persona che viene un'immagine che lui ha già ormai compreso e capito e entra nello spazio e può riconoscere nell'allestimento un qualche cosa che gli dà la chiave di lettura, non ho neanche più bisogno della didascalia. Questo allestimento, ad esempio, è la mostra per il bimillenario della nascita di Augusto, della morte di Augusto a Roma, fatta alla Scuderia del Quirinale. Qui io non ho fatto una progettazione, cioè a fianco alla progettazione che io ho fatto, non ce n'è stata un'altra che è entrata per farne l'accessibilità, perché ho cercato appunto di mettere all'interno già di questo principio che dicevo prima, l'idea di lavorare appunto su immagini che richiamano per analogia determinate cose. Questo è una serie di busti, di teste, ancora meglio,
dove si vedono dove si vede che cosa. Allora, quando io entro normalmente in uno spazio e vedo delle teste appoggiate su degli oggetti di questo tipo, la critica che tutti hanno fatto, non tutti, quelli che hanno criticato, hanno detto sembra di entrare da un parrucchiere. Io ho detto bravo, ci hai preso. È esattamente quello, cioè io volevo far vedere che queste teste le abbiamo esposte non perché sono delle belle teste scolpite, ma perché ciascuna di queste teste qua, tutte queste sculture, sono pettinate alla moda di Augusto e quindi le persone sono raffigurate esattamente con la capigliatura che dovevano avere in quel preciso momento storico della vita di Augusto. In funzione dei capelli scolpiti nella testa di Augusto, si sa se è Ottaviano Augusto o se è già l'imperatore, quello che poi appunto è l'Augusto, e in quale periodo della vita si va a collocare. Tutti i familiari, tutte le persone del tempo cambiavano la pettinatura in funzione delle sculture che apparivano nelle strade, perché la scultura per il tempo era il mezzo di comunicazione privilegiato per far arrivare i contenuti. Quindi questo è un esempio di come io posso, per analogia, far arrivare un contenuto complesso, difficile altrimenti da capire, ma in una maniera semplice. Altra cosa importante negli spazi sono i silenzi, silenzio visivo, non solamente il silenzio, quello del non dovete parlare, cioè avere ogni tanto all'interno del percorso dei punti in cui il mio occhio non vede nulla, non ha bisogno di cercare nulla, ma appunto ha un punto in cui la luce si abbassa, faccio entrare la luce dall'esterno ed evito che ci sia ancora qualcosa di nuovo da guardare e riscoprire piuttosto il rapporto che ha il museo col territorio, perché alla fine a tutti piace guardare dalla finestra e vedere qualche cosa del paesaggio. Quindi comprendere che ad esempio la Galleria Nazionale delle Marche a Urbino è all'interno di uno spazio architettonico che è stato pensato per guardare il territorio e il paesaggio. E il paesaggio migliore da guardare ovviamente è quello verso Roma, cioè la capitale ancora del tempo, che in realtà non era capitale d'Italia ovviamente, ma c'era comunque la sede del papato. Qui c'è tutta una serie di cose che sono state richiamate in parte anche prima, ma questa è abbastanza importante perché, ecco questa qua, quella sull'opportunità di rendere appunto accessibili gli spazi, ma in particolar modo questa. La discriminazione fondata sulla disabilità. A cui torniamo sull'aspetto normativo. È uscito nel 2006 un documento molto importante, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Perché è molto importante? Perché introduce un nuovo tema. Il tema dell'accessibilità, io l'ho studiato all'università con in mano il doppio decimetro e il metro, cioè le rampe vanno disegnate in un certo modo, se non la fai in quel modo lì, il tuo spazio non è accessibile. È stato introdotto un altro principio che invece è quello dell'accomodamento ragionevole. È molto importante dal mio punto di vista anche per i musei, perché l'accomodamento ragionevole ti fa pensare non più al centimetro, cioè l'accessibilità non è una questione di centimetri, ma è una questione di mettere in campo tutti quei pensieri, quei ragionamenti utili a far arrivare tutti quanti alla comprensione o alla parziale comprensione e comunque sempre all'esperienza, cioè che tutti riescano a vivere un'esperienza unica e ripetibile. Faccio un esempio dove posso, ad esempio, sono andato a una mostra, questa è una mostra che ho visto, era bellissimo perché quando entravo in questa sala, questo oggetto che era una video installazione, era messo in modo tale per cui quando io entravo c'era sempre qualcuno davanti a me che richiamava la presenza della persona rappresentata all'interno. Magari una sciocchezza quella che dico, però
ovviamente le opere d'arte hanno anche la loro prossemica. Collocare nel posto giusto l'opera giusta permette già quel minimo accomodamento ragionevole per far entrare all'interno dell'immagine, far entrare me all'interno dell'immagine nel momento in cui vedo un altro che la sta guardando, perché è proprio questa relazione che avete anche voi in questo momento. Voi guardate una testa che guarda un'altra testa, dietro di voi ce ne potrebbe essere un'altra che sta guardando esattamente la vostra testa mentre guarda questa, mentre guarda lui. Il video parlava di questa persona che per la prima volta arriva sulla spiaggia del proprio paese e per la prima volta in vita sua vede il mare. La ragazza per la prima volta in vita sua vede il video, io per la prima volta in vita mia vedo la ragazza che vede l'uomo, che vede il mare, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un piccolo gioco, un piccolo esempio per far capire che da opera nasce opera, non solamente. Quindi il museo come spazio di apprendimento non è lì solamente per farci capire le opere, ma è lì per svegliare il nostro sguardo. L'epifania di cui parlavo all'inizio è proprio quello, cioè il museo deve insegnarci non che Augusto è morto nello 013, mi deve insegnare a guardare, a comprendere che le sue statue erano per i romani del tempo i manifesti che abbiamo noi oggi per le strade per capire come Chiara Ferragni si pettina, perché allora so che se mi pettino come lei, se fossi donna, sarei, come dire, alla moda. Nel caso non era solo essere alla moda, ma era anche essere allineati col pensiero dell'imperatore. E qui invece essere allineati allo sguardo che il regista mi suggerisce per guardare un'opera di una persona che guarda il mare. Il museo deve insegnare questo e lo fa con lo spazio, prima ancora che con i video, prima ancora che con le tecnologie, prima ancora che con tante istruzioni. Questa è un'istruzione semplice che dà il museo, che io acquisisco senza rendermene conto. Luigi Ghiri, ad esempio, un fotografo che ha insegnato le persone a guardare in posizione simmetrica, frontale, in un certo modo. Questa è figlia di quel tipo di visione. E poi esistono i neuroni specchio. Qui ero a Parigi, alla mostra su... come si chiama? Fotografo... In questo momento non viene il nome. È una mostra che è stata incredibile. Se guardate l'allineamento della guancia della ragazza con l'allineamento della guancia della fotografia, sulla sinistra vedete la fotografia che poi guarda la ragazza, sulla destra vedete come io ho notato questa cosa. È uguale, è la stessa cosa di prima. Se il museo espone bene le sue opere, le persone assumono un atteggiamento verso l'opera che è al di là della comprensione del significato dell'opera, perché è tutta dentro l'attenzione dello sguardo di chi guarda, che è dotato questo sguardo di neuroni che pilotano lo sguardo, piegano la testa e inclinano lo sguardo della ragazza, che peraltro assomiglia anche come pettinatura e anche la forma della guancia, potrebbe essere la Merkel vista da dietro qualche anno fa. E non lo dico come battuta, lo dico perché è la cosa che mi è venuta in mente a me mentre la guardavo questa immagine. Ecco, questi giochi qua, questi rimandi continui vanno alimentati. Se io alimento all'interno di un museo questo tipo di sguardo, l'accessibilità arriva proprio come l'acqua quando rovescio un vaso per terra, cioè proprio sgorga, non ha bisogno di troppo. Ha bisogno di essere accompagnata, ha bisogno di essere aiutato questo sguardo. Così come l'illuminazione, una scultura come questa, che è un cavallo legato a un imperatore romano, illuminato bene, la grandezza di questa testa esce subito. Se io avessi tanto rumore semantico dietro, cartelli, scritte, televisori, computer, non lo vedrei più.
Di questi argomenti ne ha parlato ampiamente Lucia in maniera molto corretta, di questo argomento della progettazione partecipata, e cioè di richiamare la persona con disabilità al tavolo della progettazione è fondamentale. La progettazione va partecipata da tutti, con tutte le caratteristiche, in particolar modo con quelli per cui noi lavoriamo e per cui sappiamo esserci un grandissimo bisogno. Anche perché sono le persone con disabilità che devono costantemente risolvere, come dire, la loro questione in relazione all'ambiente. Quindi io quando esco dall'Istituto dei Cicchi Cavazza torno a casa e non mi porto a casa il fatto di ragionare, poi in realtà non è vero, me lo porto anche a casa, perché poi, però, come dire, io ci vedo, quindi arrivato a casa non è che tutta l'organizzazione della mia stanza, del mio ambiente di lavoro lo devo pensare come l'Atelier Tolomeo e il Museo Tolomeo. Invece la persona con la disabilità, come Adriano, questo ragazzo che è un ricercatore universitario, un fisico, lui ce l'ha continuamente questa cosa. Quindi è importante se partecipa con noi nella progettazione, perché a differenza di me lui è immerso nella propria... Chiedo scusa Fabio, ti invitiamo per ragioni, ahimè, di tempo, in modo un po' sgradevole avvicinarti alla conclusione. Chiedo scusa. No, ci sono. Tranquilla, grazie. Anzi, faccio vedere solamente due cose ancora, perché ecco qua. Allora, faccio questo. All'inizio dicevo smontare la complessità. Quindi, se io dovessi raccontare, ad esempio, il Teatro San Carlo di Napoli, come funziona un teatro, lo potrei veramente smontare nelle sue parti, mettere tutti i pezzi in un tavolo e alla fine accorgermi che è esattamente quello che ho imparato quando ho studiato magari il tema dell'anatomia, che è lo stesso modo, cioè l'architettura normalmente si disegna in pianta, prospetto e sezioni, ma se io parlo a una persona che non è architetto, non posso necessariamente inculcargli nella testa, anche con la mappa tattile a rilievo, la pianta, la prospetto e la sezione, quando un modello di questo tipo mi permette di parlare con chiunque, non solo con il cieco. Il pianta, prospetto e sezione è una cosa da architetti, il corpo umano invece ce l'abbiamo tutti e quindi sappiamo cos'è un elemento cavo che contiene qualche cosa. Ecco, questo è un altro modo. La seconda cosa che volevo far vedere è un progetto che abbiamo fatto anche con Felice Todisco, la Fondazione Gualandi, con tutta una serie di cose, che è una guida di Bologna che contiene diversi percorsi per poter leggere la città, la sua storia e poter in autonomia, con questo oggetto qua, andare in giro per la città e scoprire delle cose che altrimenti non potremmo scoprire, perché sono appunto cose che non si conoscono. Nel senso che proprio sono dei tre percorsi per i visivi, i motori e i disabili uditivi che mi fanno vedere la città anche a me che sono magari vedente, posso fare un giro sia come se fossi su una sedia a ruote, sia come se fossi invece una persona che non sente, eccetera. Quindi la cosa importante è riconoscere gli spazi del linguaggio dell'altro, e riconoscere quindi i confini del dialogo e avere questa capacità e possibilità per avere un'esperienza all'interno del museo che sia di natura appunto unica e ripetibile. Ma la cosa importante è, attenzione, non rischiamo di cadere però all'interno della gabbia che questo linguaggio ci suggerisce, come io forzo questo significato che so benissimo essere altro. Però è un po' quello che mi ha sempre divertito la retro di copertina di questo libro, e qui ho chiuso. Giunto a Bologna, diceva Dionè, che per strada si vedono ogni tanto uomini e donne che vanno in giro legati a un cane, e questa per lui era una novità assoluta. Ecco, il museo è questo che deve fare.
Grazie, scusate se ho sforato forse, sicuramente. Grazie Fabio Fornasari, la materia è grande, è complessa e il tempo non basta mai, ahimè. Va bene, io non lascio neanche tempo per i commenti, ma voglio introdurre il relatore successivo, che è Felicia Todisco, docente di sostegno con una lunga esperienza nell'ambito dell'accessibilità museale. Ha lavorato per anni sia in contesto scolastico che alla Fondazione Gualandi come assistente alla comunicazione e all'autonomia per i sordi, occupandosi sia di progetti educativi, di formazione sulla sordità del personale educativo e scolastico e di progetti sull'accessibilità museale. Prego Felicia, abbiamo mezz'ora, siamo già fuori tempo, andiamo avanti almeno con i vostri interventi. Buongiorno a tutti, provo a condividere fin da subito le mie slide per tentare di abbreviare i tempi, perché abbiamo voglia di dare spazio anche alle domande. Non posso che ringraziare chi mi ha preceduto, che rende anche più semplice il mio lavoro in questo intervento, perché molte cose sono state anticipate e la richiesta che a me è stata fatta è quella di cercare di costruire, fare una sintesi delle sollecitazioni che abbiamo ricevuto, delle richieste, delle difficoltà sottolineate per costruire una sorta di strumentario cose che succedono in diretta. E, dicevo, la richiesta che mi è stata fatta è quella di costruire insieme a voi e insieme agli interventi che ci hanno preceduto una sorta di istruzioni per l'uso. Sono una docente di sostegno, come hanno detto, ma ho un passato da educatore, e l'educatore come l'operatore per definizione è quello che dopo una grossa formazione è la persona che fa e che quindi di fronte alla formazione si pone poi la domanda: ok, ma cosa devo fare in realtà domani per costruire un lavoro che sia diverso da quello di ieri? Intanto per verificare che quello che io faccio sia adeguato e accessibile e per cambiare le mie azioni quando queste non lo sono. Cercherò di costruire questa sorta di istruzioni per l'uso facendo riferimento ad una esperienza bolognese che si è realizzata negli ultimi 3 anni, dal 2017 al 2020, prima che la pandemia mettesse in stand-by tutte le nostre vite, e che ha visto coinvolti un sistema pubblico museale, un sistema pubblico, il Comune di Bologna, che ha commissionato questo progetto, questo lavoro, e 3 enti storici che si sono occupati su Bologna sempre di educazione riferita alla disabilità, e cioè la Fondazione Gualandi, che abbiamo già citato e per cui ho lavorato, l'Istituto dei Ciechi Cavazza, è il centro di documentazione handicap che si è occupato di disabilità motoria e cognitiva. Il primo progetto pilota che ci ha fatto entrare in questa dimensione, in questa riflessione sull'inclusione, è stato quello commissionato appunto dal Comune di Bologna, che ci ha chiesto di guardare lo stato delle cose dei musei pubblici, quindi dei musei civici, ma anche di alcuni palazzi storici, dei musei Genius Bononi e alcuni musei universitari, per cercare di capire come renderli più accessibili non solo ai disabili, ma anche alle persone con difficoltà, alle persone con delle fragilità. Da lì è partito un gruppo di lavoro che si è sperimentato poi in altri progetti, ed è partito un rapporto, una condivisione con altri progetti della città di Bologna, e quindi un incontro comune che ha fatto crescere tutti. Questo è il secondo progetto grande a cui siamo stati chiamati come gruppo di lavoro, e che ha già citato Fabio, che ha portato alla realizzazione di quel carnet che vi ha appena mostrato in foto e che voglio mostrarvi dal vivo, che è uno dei prodotti
progetti che abbiamo realizzato alla fine di un percorso di formazione, di supervisione, di costruzione comune. Il progetto ROC, che è un progetto europeo, ci ha coinvolti in uno dei segmenti di questo progetto, cioè nell'azione chiamata UAREA for All, un'azione che aveva lo scopo di riqualificare la zona universitaria, soprattutto la strada famosa della zona universitaria di Bologna, cioè via Zamboni, vissuta dai cittadini soltanto come zona universitaria, e a noi è stato dato il compito di mettere in evidenza invece quanto ci fosse da offrire dal punto di vista culturale e di patrimonio della comunità, della cittadina stessa. Il percorso ha portato appunto a questo progetto che vi ha appena mostrato Fabio. Dopodiché questo progetto ROC è stato gestito dalla Fondazione Innovazione Urbana, che ci ha coinvolti anche nel percorso di candidatura di Bologna a città accessibile. Si è creata quindi una sinergia tra più percorsi, tra più enti della città di Bologna, che ha fatto incrociare i diversi progetti, cioè i diversi progetti non si sono realizzati come isole a sé stanti, come separati gli uni agli altri, ma hanno utilizzato le risorse già messe in campo nei progetti precedenti. Questo, ad esempio, che vi mostro sono le immagini di un'azione spin-off del nostro lavoro sull'accessibilità. Il museo monumentale, il cimitero monumentale della Certosa, che è un vero e proprio museo a cielo aperto, ci ha coinvolti in una delle attività abituali della loro programmazione estiva, cioè la programmazione di eventi aperti al pubblico, serali, che si offrono per ammirare appunto tutto quello che di patrimonio artistico e storico c'è nel museo. Ci è stato chiesto quindi di costruire degli appuntamenti accessibili, che sono stati appuntamenti non voluti per parlare di disabilità, non voluti per spiegare la disabilità a quelli che non hanno disabilità, né riservati soltanto alle persone disabili. Sono invece il contrario, progetti pensati fin dal loro nascere, con accorgimenti che partono dal superamento delle difficoltà delle diverse disabilità. Quindi tutti hanno vissuto l'evento, che è stata una narrazione animata, uno spettacolo teatrale, è un gioco, un'animazione ludica alla ricerca di orientamento, alla ricerca delle opere maggiori del museo, in maniera accessibile, quindi con diverse modalità di vivere lo stesso evento. Un ultimo cenno anche ad altri progetti che ci hanno coinvolto nella formazione sull'accessibilità: un progetto dell'istituzione Bologna Musei, che ha formato i mediatori culturali per un concetto di museo che supera appunto quello di un contenitore di opere, ma che considera un museo la città stessa, e che ha organizzato azioni per comprendere quello che si chiama il quadrilatero della cultura, cioè tutto quello che riguarda e che è presente attorno al Piazza Maggiore. E le azioni della Fondazione Golinelli, che da sempre si occupa di formazione di eccellenza dei giovani, e che ha avuto nelle summer school di due annualità il tema dell'accessibilità in tutti gli aspetti della vita delle persone disabili. Quindi, qual è stato il primo risultato di questo incontro? Appunto, quello di aver conosciuto un pezzettino in più di questo pubblico che abbiamo chiamato non pubblico, un pubblico che si organizza in diverse associazioni. Le più importanti le abbiamo già citate, la FIADDA, che in questo caso vedete il logo della FIADDA Emilia Romagna, ma anche l'Ente Nazionale Sordi, che rappresentano fondamentalmente due culture differenti vissute dalle persone sorde. Due modi di vivere diversamente la patologia e di utilizzare diverse modalità di comunicazione.
l'ente nazionale sordi si rappresenta le persone sorde che si identificano nella sordità come tratto culturale e che quindi rivendicano la lingua dei segni come loro lingua naturale, quindi la lingua della comunicazione familiare, dell'educazione dei figli, la lingua della vicinanza, e si battono ovviamente per il riconoscimento di questa come lingua di minoranza. La FIAD, che invece rappresenta le persone che non utilizzano la lingua dei segni e si concentrano nel battersi per i diritti ad una buona riabilitazione, ad una buona educazione, acquisizione della lingua e diritti di partecipazione attraverso un uso adeguato della lingua scritta, sottotitoli, cose che avete già sentito, testi adeguati, eccetera. Io ho aggiunto una categoria di persone sorde con cui prevalentemente ho lavorato in questi anni a contatto con le persone sorde, che sono cioè gli immigrati sordi, un pubblico non rappresentato da nessuna associazione, non conosciuto e che, come potete immaginare, esprime esigenze e difficoltà che sono moltiplicate dall'associazione di una patologia e di un percorso migratorio, dalla provenienza di paesi di origine che non sempre garantiscono una qualità della riabilitazione quando c'è, e che quindi associano spesso alla patologia una scarsa o difficile alfabetizzazione. È chiaro che stiamo parlando di diritto alla partecipazione, alla cittadinanza e alla crescita culturale. Si può immaginare come le difficoltà di partecipazione e di accesso di queste persone a tutti gli ambienti sociali, culturali, eccetera, siano assolutamente maggiori, amplificati proprio da questo binomio. Quindi, se posso cominciare a dare uno strumento, un suggerimento, è quello di avere questo post-it sulle nostre scrivanie, sulle nostre bacheche, quando cominciamo a lavorare, cominciamo a chiederci sempre quanto il nostro lavoro sia veramente accessibile per i sordi così come li abbiamo descritti, un popolo davvero pluriforme, un popolo molto variegato. Perché un post-it, un promemoria così forte da avere? Perché, come abbiamo già raccontato, la legislazione è molto avanti in tema di accessibilità, di inclusione. A livello culturale siamo molto avanti, a livello legislativo, a livello digitale siamo molto avanti rispetto alle risorse sia teoriche che concrete, ma in realtà Non è entrata ancora nella nostra forma mentis il pensare ad un pubblico plurimo, ad un pubblico costituito da infinite differenze. Quindi noi dobbiamo ricordarcelo che il nostro lavoro deve essere anche accessibile. Lo dimostra il fatto che siamo qui a fare questo percorso, che molte delle offerte pubbliche devono essere rese accessibili a posteriori e quindi sono state pensate, riferendoci ad un concetto di normalità di cui ha già parlato Enrico, che è un concetto vetusto, inesistente in realtà, non esiste la normalità, però noi ce l'abbiamo in mente quando progettiamo, tanto che progettiamo in maniera poco accessibile. E come dice il mio collega Fabio, il contrario dell'inclusione non è la diversa partecipazione, è l'esclusione. Quindi noi progettiamo ancora cose, le pensiamo come qualcosa che esclude una fetta di pubblico. Lo facciamo non per cattiveria, è chiaro, lo facciamo per non conoscenza, per ignoranza e perché non è ancora entrata nella nostra abitudine mentale il fatto che le nostre azioni non servono solo ad un tipo di pubblico che avevamo in mente, che assomiglia a noi. Altro suggerimento forte. Le prime cose che mi chiedono quando devo fare formazione è come li chiamiamo. Come li chiamiamo le persone sorde? Allora, ci sono diverse definizioni che rispecchiano un diverso concetto di sordità. Si possono chiamare ipoudenti, audiolesi, sordi. L'importante è non usare questa definizione, semplicemente perché è una definizione falsa. Scusate.
Scusate. E siamo andati avanti con la conoscenza riguardo alla sordità, non ho risolto, e tanto che c'è una disposizione di legge che vieta l'uso di questo termine all'interno dei testi di legge, quindi che ha cambiato i testi di legge per sostituire la definizione di sordomuto con la definizione di sordo, semplicemente perché, lo ha dimostrato la nostra collega Lucia, non è vero, non è assolutamente vero, quindi è scorretto, è un'informazione sbagliata, insieme a tante informazioni che sono dei preconcetti e sono legati a conoscenze molto vecchie rispetto alla disabilità. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dopo aver ascoltato tutto questo, la profondità e la levatura degli interventi che abbiamo sentito in precedenza, in che cosa dobbiamo muoverci? Enrico Dolza lo ha detto, la disabilità non è di per sé, solo perché esiste un deficit non è detto che una persona non sia abile a comunicare, a comprendere, a leggere, a fare, a spostarsi. È tutto quello che creo intorno che può creare una persona disabile. E quindi che cosa devo, su cosa devo intervenire? Beh, ci sono tre categorie, sempre in un'ottica ICF, che possono influire sul funzionamento di una persona, e cioè l'ambiente in cui realizzo delle cose, i comportamenti, cosa posso fare io come persona e come gestisco la comunicazione. Abbiamo già sentito da Lucia il grido i desiderata, devi migliorare il mio ascolto, c'è una tecnologia che mi mette in contatto con il suono fin da subito nella mia riabilitazione, quindi abbattiamo il pregiudizio che il mondo dei sordi sia un mondo fatto di silenzio, non è assolutamente così. Dobbiamo migliorare l'acustica e favorirlo questo ascolto, curando prima di tutto la mia formazione, la mia conoscenza nei confronti di questo pubblico. I miei comportamenti, a volte bastano dei piccoli accorgimenti, ma nulla si improvvisa, devo conoscere e formarmi. E, quando la comunicazione non è orale, devo usare altri accorgimenti. Se uso un testo, il testo va adattato, semplificato. La parola semplificazione del testo di solito spaventa coloro che appunto credono che un testo bello deve essere un testo per forza complicato, o che tradurre un testo, semplificare un testo, possa significare impoverirlo di significati, di bellezza. Così non è. Così non è, non è questa la sede per parlare di modalità di semplificazione, ma lo abbiamo dimostrato ai musei, perché il prodotto che abbiamo realizzato è sempre comunque una contrattazione tra la proposta e l'esigenza. Come ha detto Lucia, noi non vogliamo togliere i significati, i termini tecnici che fanno cultura, noi li vogliamo tutti, vogliamo poterli raggiungere tutti, e soltanto se usiamo una modalità testuale adeguata questo può essere garantito, altrimenti mettiamo una barriera alla comprensione. E l'altra cosa che dico, la comunicazione non deve solo utilizzare un unico codice, quello scritto o quello orale, proprio perché abbiamo visto che questo è un popolo che utilizza modalità di comunicazione, allora noi dobbiamo proporre diverse modalità comunicative, e quindi anche in lingua dei segni, ovviamente con i sottotitoli, ma anche simboli, utilizzando diversi ausili e diverse modalità comunicative che, ripeto, aiutano poi tutti. Lo abbiamo già detto. Come interveniamo nell'ambiente? Come miglioriamo l'ascolto? Ancora qui la tecnologia ci viene in aiuto. Ci viene in aiuto perché con le nuove, con le avanzate tecnologie, la trasmissione del suono direttamente nelle protesi è possibile. È possibile con dispositivi mobili o è possibile con interventi strutturali in aule universitarie, con l'induzione magnetica, in aule predisposte per un pubblico vasto, le biglietterie, l'aeroporto, le sale conferenze, eccetera.
oppure dispositivi mobili che possono essere indossati dal parlante come i microfoni o essere posizionati nell'ambiente e risolvono almeno i disturbi del suono, di quello che viene percepito in cuffia, perché mandano direttamente nelle protesi il suono parlato, la voce delle persone, filtrando gli elementi di disturbo ambientale. Allora, anche questo è stato introdotto benissimo dai miei colleghi. Prima ancora di arrivare al museo, devo pormi la domanda su cosa serve al visitatore per arrivare e per fruire bene di quello che offro. La prima informazione quindi è essenziale, molto probabilmente la troviamo sui siti, quasi sempre la troviamo sotto forma di testo scritto e qui invito sempre ad usare linguaggi differenti, dei video, dei testi adeguati, eccetera. Ma il mio suggerimento soprattutto è, vista l'esperienza e visto il racconto che i sordi stessi ci hanno fatto quando gli abbiamo chiesto come mai non andate al museo, lo ha già detto Enrico e Luisa, l'abbiamo già ripetuto, ma qui stiamo facendo proprio una sintesi. I sordi non si aspettano che nei musei e nei servizi pubblici ci sia qualcosa di pensato in maniera adeguata per loro. Quindi non vanno a cercare questa informazione, si autoescludono. Il museo esclude questo pubblico se non fornisce una prima informazione adeguata. I sordi si autoescludono e quindi abbiamo creato quella esclusione di cui abbiamo parlato prima. Il nostro lavoro è di alto livello culturale, ma deficitario in termini di inclusione. Non è adeguato a tutto il pubblico e quindi non crea giustizia. Perché di questo stiamo parlando, il diritto alla cittadinanza, il diritto alla partecipazione è un diritto che riguarda la giustizia del fare le cose. L'altra informazione utile ovviamente prima di andare in un museo è capire le condizioni di accessibilità. È intuibile pensare che un disabile motorio che utilizza la sedia a rotelle per muoversi abbia bisogno di sapere se oltre agli scalini c'è una rampa o c'è un ascensore in cui posso entrare dalle dimensioni giuste. È meno intuibile capire quali sono le barriere che non sono architettoniche, ma le possiamo definire così, le barriere alla disabilità, all'accessibilità per le disabilità sensoriali. Quindi non si conoscono abbastanza e quindi non si progetta in maniera accessibile in questo senso. Cosa abbiamo fatto quindi a Bologna per rispondere a questa difficoltà, per superare questa difficoltà? La prima informazione sui siti istituzionali, fornita appunto attraverso una scheda che descrive quali barriere o quali facilitazioni ci sono per arrivare e per muoversi in quel museo. Schede descrittive che sono fruibili dal tasto accessibilità e disponibili sui siti di Bologna Welcome e di tutti i musei coinvolti. Conoscere di che museo si tratta, di cosa ci troverò dentro. Abbiamo prodotto dei video introduttivi pensati non solo per i sordi segnanti, neanche soltanto per i sordi oralisti, ma per tutti, che prevedono quindi un testo narrato in lingua dei segni, sottotitolato, espresso in voce, attraverso l'accompagnamento di foto che contestualizzano la narrazione. Allo stesso tempo per i ciechi, indicazioni su ciò che possono veramente toccare, perché andare in un museo e dover soltanto ascoltare è qualcosa che non mi fa vivere il museo, ho bisogno di di altro tipo di comunicazione. Arriviamo al museo, abbiamo scelto di andare al museo, sono all'InfoPoint. Qual è la difficoltà primaria? Un operatore che deve parlare con un visitatore sordo. Ovviamente prevale l'esigenza di conoscenza, personale preparato, formazione riguardo a questo pubblico, personale preparato per comunicare con persone sorde, oraliste, quindi persone che hanno bisogno di una comunicazione orale di un certo tipo, o persone sorde che utilizzano la lingua dei segni. E allora,
Se non avete la fortuna nei musei di avere tra i vostri operatori del personale specializzato che è sordo, allora dovete andare a cercare questa risorsa. E quello che io consiglio è sempre di chiedere aiuto alle associazioni che rappresentano i sordi, perché la prima risorsa sono loro. Loro sanno quali consigli darvi per migliorare la comunicazione. Non solo, attraverso una stretta collaborazione con le associazioni e con le organizzazioni che si occupano di sottotitolazione e di interpretariato, si predispone un ambiente inclusivo che non risponde all'esigenza puntuale nel momento in cui viene espressa, ma lo si predispone, lo si prepara prima. Quindi trovo un ambiente che posso fruire in autonomia senza dover chiedere al momento come sopperire all'esigenza nell'emergenza. O sono sicura che in molti musei, in tutti i musei, ci sono infoscritte su quello che c'è nel museo. Ci sono diversi formati di informazione su ciò che è nel museo. E sono Deplian, sono cataloghi, sono pannelli, li abbiamo già descritti. Ma quello che abbiamo sempre trovato è la difficoltà di fruire in maniera agile di questi strumenti, soprattutto se sono scritti in un determinato modo. Parlo ancora di semplificazione di testo, ma soprattutto parlo della distinzione su come posso orientarmi nella visita di questo museo, qual è il criterio espositivo e qual è il contenuto, cosa ci trovo. Questo perché nel grande patrimonio museale che abbiamo potuto visitare ci siamo resi conto che spesso i musei sono ospitati da palazzi storici che essi stessi sono delle opere d'arte e che raccontano la storia di Bologna, raccontano l'arte, raccontano un percorso. E quindi c'è bisogno di distinguere le due cose e di riuscire a capire con chiarezza come usufruirne. Ancora, cosa mi aspetto in un info point? Ci sono sicuramente, come ha detto Lucia, delle audioguide, quasi mai ci sono delle videoguide, quando ci sono non sono sottotitolate, quindi mi aspetto di avere delle tecnologie che migliorano l'ascolto, ma che migliorano anche la comprensione di ciò che viene narrato, sottotitolo, traduzione del parlato nello scritto, link a risorse presenti sul territorio, cioè se c'è qualche risorsa pubblicata su qualche altro sito o sul nostro che presenta ad esempio le cose attraverso un video, beh, sarebbe molto utile avere all'info point un QR code, un link accessibile che mi permetta di accedere a quei contenuti che non sono disponibili lì al momento e che io non riesco a comprendere con il materiale scritto. Come comunico con i sordi? Ancora una volta dico, chiediamolo a loro. Quello che vi mostro sono le locandine che la FIADDA ha dovuto produrre nel momento, nei primi mesi dell'emergenza Covid, quando l'emergenza ci ha colti sprovveduti, impreparati ad affrontare le esigenze di tutti, e come capita spesso, proprio perché non fa parte della nostra forma mentis pensare alle categorie sensibili, le categorie dei disabili sono state dimenticate in un primo momento e si sono dovute dar da fare da sole. Queste sono alcune delle pubblicazioni che la FIADDA ha fatto per dare suggerimenti a chi presta un servizio pubblico su come comunicare con le persone sorde. Come vedete, tra i suggerimenti che danno ci sono suggerimenti di comportamento. Ho bisogno di leggerti sulle labbra. Se puoi, scrivi e per favore calma. E se puoi, ripeti, perché se non ho compreso, ho bisogno che tu me lo ripeti. Aiutiamoci tra di noi, aiutiamoci insieme. Allora, mi hanno chiesto di dare indicazioni utili. Spesso nelle formazioni con insegnanti e con operatori mi chiedono, ok, dacci l'elenco delle cose da fare o da non fare. Ci siamo resi conto tra i suggerimenti che ci sono già arrivati dai nostri colleghi e dall'incontro
fatto con i musei, che un ricettario simile sarebbe uno strumentario infinito, perché non si possono dare ricette per ogni azione che si deve realizzare, perché il cambiamento delle nostre, del nostro modo di fare dipende molto dal contesto e non è uguale da un luogo ad un altro, da un sordo ad un altro. Ma sicuramente il suggerimento, il grido d'aiuto che è stato espresso dai sordi è: attenzione, devo guardarti le labbra. Se devo guardarti le labbra, è intuitivo quindi capire cosa può essere una barriera alla comunicazione. Non devo permettere che qualcosa interferisca tra il parlare e chi mi guarda, e quindi tutto quello che posso scherma la mia bocca, che può essere una mano come la sto mettendo io in questo momento, che fa parte del mio gesticolare, o anche è un attimo pensare di continuare a dare una risposta prendendo qualcosa dal cassetto, girandosi verso uno scaffale che si sta, o un corridoio che si sta mostrando, continuando a scrivere qualcosa abbassando il volto. È un attimo proprio perché non fa parte delle nostre abitudini, non conosciamo abbastanza questo pubblico e questa difficoltà. Abbiamo parlato di distanza e di illuminazione, suggerisco anche di curare l'aspetto dell'acustica anche per quello che riguarda i rumori e le musiche di fondo. Spesso anche le mostre sono accompagnate da musiche di fondo che fanno parte dell'installazione e che quindi devono essere anticipate, perché possono costituire elemento di disturbo o comunque di disorientamento nel fruitore sordo. L'altra cosa che ci chiedono è: scrivi. E vi faccio il rimando con queste due immagini anche a due video che ha realizzato la FIADDA e che ha pubblicato sui loro siti, che ci consentono di comprendere in maniera snella ed efficace quali sono le cose da fare, quali sono i pregiudizi, quali sono le barriere da eliminare. Come sempre dico, chiedetelo a loro. Loro sanno cosa descrivervi e di cosa hanno bisogno. L'altra indicazione è: scrivi. Così come l'hanno fatto quelli della FIADDA, i sordi della FIADDA, anche l'Ente Nazionale Sordi ha dovuto fare una simile pubblicazione, e oltre ad evidenziare la necessità di non schermare le labbra, perché la comprensione per i sordi, ma poi per tutti quanti, è un processo globale che richiede l'attenzione, l'unione degli elementi di contesto, dove sono, perché sono qui, chi siamo noi due, qual è la nostra intenzione comunicativa, quello che ascolto e quindi il mio residuo uditivo, quello che la mia protesi mi permette di raggiungere, di comprendere attraverso l'ascolto, quello che leggo sulle tue labbra, le immagini che mi stai proponendo. Questa è un'azione complessa che tutti noi facciamo e che è molto più faticosa per le persone sorde. È chiaro che devo migliorare questa dinamica ed eliminare le barriere a tutto quanto. Poi i sordi dell'ENS hanno ricordato, perché bisognava ricordarlo, che c'è un popolo che utilizza un'altra lingua, un'altra modalità comunicativa. E allora, se non avete la fortuna di avere degli operatori che conoscono la lingua dei segni o che sono dei sordi segnanti, quali sono le risorse a nostra disposizione? E quindi a chi fare riferimento? Sicuramente a dei professionisti. Dobbiamo conoscere già qual è il canale per cercare i professionisti. Ed esistono questi canali attraverso gli elenchi pubblicati sui siti della provincia, sicuramente Bologna li ama, anche Modena, Piacenza. Se non ci sono in tutte le province, chiedetelo ai sordi. E ci sono servizi di mediazione e interpretariato in tempo reale. Cioè, non ho bisogno di un interprete per un evento complesso e previsto, organizzato a priori come quello che stiamo vivendo adesso, ma ho bisogno di una mediazione in tempo reale quando arriva un visitatore e mi chiede qualcosa che io non riesco a comprendere.
Allora, esistono i servizi di mediazione che corrispondono a quelli che una volta venivano chiamati servizi ponte, numeri di telefono a cui accedere e attraverso strumenti di videochiamata mettere in connessione il mediatore segnante con il sordo e con l'operatore che deve rispondere all'esigenza espressa. Ma un altro grido d'aiuto che ripeto è stato quello di scrivere. La scrittura è un ausilio. La scrittura fatta a mano, ma anche programmata attraverso dispositivi mobili che sono collegabili ad un tablet, ad un telefono, ma in realtà già i nostri telefoni di ultima generazione possiedono già dei programmi che ci consentono di trascrivere in maniera più o meno fedele il nostro parlato e risolvono quindi dei problemi istantanei di comunicazione, quando non posso prevedere prima e poter aver chiamato un interprete, eccetera. Di sottotitolazione hanno già parlato tutti, è la battaglia che porta avanti la FIADDA, sottotitoli e sovratitoli per spettacoli teatrali, ad esempio, è quella che stiamo realizzando noi attraverso le speaker che dobbiamo ricordarci di ringraziare per il lavoro che stanno facendo, insieme alle interpreti che stanno traducendo in lingua dei segni. Voglio solo sottolineare la differenza tra sottotitoli come quelli che produciamo in questo momento in tempo reale e sottotitoli invece pensati all'interno di un video di nostra produzione. Abbiamo trovato nei musei ovviamente sezioni didattiche che hanno prodotto dei materiali, alcuni materiali video ovviamente non sottotitolati perché di vecchia generazione, in cui abbiamo colto la necessità di utilizzare un sottotitolo differente. Il sottotitolo può riprodurre fedelmente non soltanto il parlato, la narrazione all'interno, se c'è una narrazione parlata in un video, ma può aver bisogno di riprodurre anche elementi di ambiente. I sottotitoli per non udenti si utilizzavano nei DVD, quando ancora vedevamo i film su questo supporto e quindi alla voce lingue c'era anche la sottotitolazione e quella per non udenti. E solo allora ci siamo accorti di questa funzione, nessuno la conosceva, quindi è la riproduzione di parlato fedele, ma anche di evidenza di rumori ambientali significativi per raggiungere una buona conoscenza e comprensione. Questo per noi è utile quando costruiamo noi dei video per laboratori didattici con le scuole o per laboratori per esterni. Realtà aumentata. La tecnologia viaggia più veloce di noi, per fortuna, e diventa una risorsa quando mi permette di completare la visione, la fruizione del museo in autonomia aggiungendomi delle informazioni. Il dispositivo, questi occhiali che indossa la persona, questa immagine è riferita al Palazzo Poggi, un museo di Bologna, non sono molto diversi da quelli dalla tecnologia utilizzata dal movie reading per leggere i sottotitoli direttamente negli occhiali nel momento in cui si guarda un film al cinema. Abbiamo già detto che è difficile trovare le proiezioni già sottotitolate, a meno che non siano in lingua straniera o comunque molto ricercate. Questa è una tecnologia che ci viene in aiuto, anche se di livelli molto avanzati. Altro post-it, ci fermiamo e diciamo, quindi, saputo questo, superato l'ostacolo dell'informazione primaria, dell'infopoint, sono arrivato a fruire, sono entrato nel museo, adesso devo garantire una buona fruizione, come diceva Lucia. Quali sono le domande che devo tenere presente? Mi devo mettere dal punto di vista del visitatore con disabilità uditiva e quindi chiarire, come ha già detto Enrico, in che contesto sono, che cosa sto guardando, mostra permanente, mostra temporanea, un qualcosa che fa parte della storia del palazzo, come si visita quindi questo luogo, qual è il criterio espositivo. Se c'è della musica di sottofondo, l'abbiamo già detto, ho bisogno di saperlo in anticipo. Ogni video
quindi che abbia del parlato deve avere una sottotitolazione, se non ha del parlato deve avere comunque una didascalia che mi spieghi che cosa sto guardando. Non scrivo più niente dei sottotitoli, diciamo ancora una parola sui testi accessibili, ne ha parlato dal punto di vista linguistico Enrico, io parlo anche di dimensioni, di posizioni del testo. In tutti i musei che abbiamo visitato c'è un'abbondanza di informazioni anche sulle pareti, riguardo alle collezioni, riguardo al museo, nelle schede di sala, a volte ricche di particolari, ma abbondanti, fitte, difficili da utilizzare. In realtà difficile da utilizzare, non solo per la composizione del testo, ma anche per la posizione. A volte le pareti sono enormi, scritte dall'inizio dal soffitto al pavimento, il testo è eccessivo. Quindi, ancora qui, i curatori si spaventano, quindi non dobbiamo rendere tutte queste informazioni? No. Non è questo, noi le vogliamo tutte queste informazioni, li vogliamo tutti i contenuti, ma non si possono rendere soltanto in un'unica modalità. Se la mia difficoltà è di comprensione di fronte al testo scritto, non può essere l'unica modalità con cui utilizzi per comunicare con me. Oltre alla lingua dei segni, che ovviamente rivendicano i sordi segnanti, esistono altre modalità di racconto e quindi attraverso un video, un tablet, un audio, una video guida che mi aiuti in questo accompagnamento, in questo percorso, in questo viaggio estetico che sto per fare. Chiedo scusa Felicia, anche a te dobbiamo chiedere purtroppo di avvicinarti alla conclusione. Ovvio, sì, infatti ci sono. L'altro aiuto, l'altro post-it, quando ho una guida che parla con me, anche qui domande sulla modalità con cui comunico, sul linguaggio che utilizzo, sulla struttura della mia narrazione e quindi il tempo che mi serve per fruire di quello che mi stai descrivendo. E ancora, lo ha detto già Lucia, se devo guardarti non sto guardando l'opera. E se ho bisogno di guardare l'opera, devi smettere di parlare, darmi il tempo di parlare e poi permettermi non soltanto di fruire dell'opera, ma anche di darmi il tempo di avere una curiosità e non correre quindi ad un'opera successiva, altrimenti non ho una piena partecipazione alla visita guidata. Un suggerimento che do è che serve all'anticipazione è quello di fornire una scaletta del tour, una mappa che mi permette di anticipare e di capire dove stiamo per andare. Cosa abbiamo realizzato a Bologna per migliorare tutto questo? E concludiamo, abbiamo realizzato dei testi che descrivono in maniera comprensibile in modalità easy to read le opere principali che si vedono nel museo, disponibili su tutti i siti e all'interno dei musei, percorsi tematici inclusivi in 3 musei pilota per favorire la fruizione. 3 musei pilota che ci hanno permesso di costruire 3 supporti differenti, un pieghevole, una mappa interattiva con un supporto QR code per gli approfondimenti e un libretto che descrive invece la mappa del percorso con l'adattamento delle schede di sala, quindi dove nessun elemento di contenuto è stato assolutamente tagliato e svilito. Il pieghevole di cui vi parlo, il percorso di cui vi parlo ha dato vita ad un pieghevole che è sempre un prodotto risultato della contrattazione tra le richieste del museo e le nostre proposte. In questo caso è stato prodotto un pieghevole cartaceo di stampo tradizionale, molto simile e in linea con quello che era già presente nel museo. Le modalità di realizzazione
realizzazione di questo percorso. I criteri di realizzazione sono stati la selezione dei contenuti, perché come diceva Lucia non posso guardare tutto, è chiaro che devi fare una selezione e come diceva Fabio non si torna una volta sola nel museo. Questo museo, il patrimonio industriale in particolare, è ricco di una serie di raccolte, di collezioni che si rifanno a diversi settori dell'area industriale di Bologna. Ne abbiamo selezionato uno e abbiamo cercato di facilitare la fruizione attraverso una resa visiva di informazioni e istruzioni per l'uso. Questo è l'interno del volantino, del pieghevole, che come vedete utilizza colori facilitanti il raggiungimento di alcune informazioni, istruzioni, anche rimandi alle schede di approfondimento. Un prodotto che permette la fruizione in autonomia e la scelta se approfondire o meno un'informazione con delle schede di sala appositamente create. Ancora, indicazioni aggiuntive per utilizzare gli strumenti presenti nel museo e per ovviare alla ricchezza di linguaggio che non deve essere, la cui comprensione non deve essere data per scontata. Quindi aiuti, ausili anche dal punto di vista delle informazioni, un glossario, a volte anche una linea del tempo. Il prodotto realizzato con il progetto ROC, la zona sulla riqualificazione della zona universitaria, ne abbiamo già parlato, l'ha presentato Fabio. L'ultima cosa che vi sottolineo è stata la creazione da parte della Fondazione Innovazione Urbana di questa app scaricabile gratuitamente, che permette a chiunque entri a Bologna di fare una visita accessibile in piena autonomia, accedendo a tutto quello che era stato creato anche dai percorsi precedenti attraverso l'app, quindi collegamento ad altri progetti realizzati da altre persone, quindi le nostre schede sull'accessibilità, i video presenti sui siti, i progetti si sono intersecati, si sono intrecciati e questo è stato il maggiore successo dal punto di vista della crescita comune. Abbiamo, secondo me, scalfito una distanza, una separazione. Si è creato il primo pezzettino di conoscenza e di cambiamento del nostro modo di lavorare. Qui vi lascio perché non vorrei aver rubato troppo tempo. Grazie a tutti. Bene, grazie Felicia. Sì, abbiamo sforato, ma d'altra parte i contenuti sono fondamentali per noi, sono fondamentali per chi ascolta e proprio per questa ragione abbiamo deciso il più possibile di rispondere alle domande che sono pervenute sulla piattaforma attraverso lo scritto. Poi rimaniamo disponibili per ulteriori contatti personali, magari per ulteriori approfondimenti. Bene, siamo arrivati verso la conclusione, lasciamo la parola a Gabriele Gamberi, che è della Fondazione ASPI Onlus e da oltre 35 anni si occupa in modo particolare di inclusione lavorativa attraverso l'uso della tecnologia e partecipa all'Osservatorio Nazionale Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rete dei Centri Ausili, è formatore, consulente sul tema Disability Management, docente all'Università di Bologna, referente per ASPI nell'Agenda 2030, project manager ed è parte dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Prego, Gabriele, il quale tra l'altro ha reso disponibile tutta la tecnologia e le risorse per questa giornata, quindi grazie in particolare anche per lo sforzo. Sì, ringrazio Marco, il mio collega che è in regia tecnica, diciamo. Certo. Io sono fortunato perché sono l'ultimo di questo incontro, quindi rimarrò impresso nelle aspettative dei partecipanti se sarò molto breve. E quindi lo sarò. In realtà non saprei effettivamente più cosa dire perché tutte le slide che avevo preparato sono state superate da tutti i colleghi di questo incontro, è stato ricchissimo, eccetera. Fondazione ASPI è questa, quindi 30 secondi per dire cosa facciamo da quasi 40 anni. La Fondazione ha una
Interrompo perché tanto questo non è quello che voglio farvi vedere. Vi voglio farvi vedere, la Fondazione si occupa di tecnologie assistive, come diceva la Silvia nella presentazione. Avevo preparato delle slide che vi invito comunque a leggere, visto che saranno messe a disposizione, in particolare sugli aspetti della digitalizzazione delle organizzazioni museali o di erogazione di cultura. Quindi solo due riflessioni sugli aspetti tecnologici che avete sentito, che abbiamo sentito. Tenete conto che mettono molta paura certe volte, ma molte tecnologie sono certe addirittura gratuite, ma moltissime sono ascrivibile ai cosiddetti accomodamenti ragionevoli, che mi sembra, non mi ricordo se Enrico abbia citato questa definizione, è accomodamento ragionevole ciò che permette di superare il problema, l'insorgenza di una situazione di disabilità, ma e quindi deve essere coerente, appropriato con l'ostacolo da superare in qualche modo, ma deve essere anche ragionevole nel costo, quindi appropriato nel costo. Quindi le tecnologie in senso generale sono abbastanza, come dire, coerenti con questa situazione. La Silvia in effetti nell'introduzione ha detto che io sono più esperto nell'ambito di cui mi occupo, che è l'inclusione lavorativa. Allora, mentre sentivo i miei colleghi che dicevano tutte le cose che in particolare forse avrei anche sottolineato anch'io, vi voglio mettere solo all'attenzione queste due slide. Una, diciamo, sono le questioni aperte, le questioni aperte sul digitale applicato all'arte, nel senso che tutto quello che abbiamo detto, certo, se poi le organizzazioni della cultura fossero digitalizzate, sarebbe sicuramente un... sarebbe meglio e sarebbe sicuramente più facile poi far aderire tutte queste situazioni e servizi che abbiamo visto presentati. Quindi sarebbe naturale, no? Questa carenza potrebbe essere colmata, torno indietro perché c'è l'automatismo, supportando gli enti a dotarsi di un piano strategico specifico sul tema come parte integrante della più ampia strategia digitale, cioè questa parte qui di opportunità per le persone con per favorire l'accessibilità e la fruibilità potrebbe essere parte integrante di un percorso di digitalizzazione della struttura. In più, già detto anche questo, però sarà sicuramente un'opportunità in tema di ricerca e sviluppo e di business per imprese e start-up di un ampio spettro di settori. Quindi si collega estremamente in maniera, diciamo, forte, importante, con l'Agenda 2030 che porrà, ma anche con il Recovery Plan che vi ricordo nella missione 5 mi sembra che si parli di inclusione in senso generale, in mainstreaming, non inclusione delle persone che hanno quella disabilità o altro, cioè proprio si parla di inclusione a 360 gradi. Questioni aperte, queste due. Secondo me oggi noi abbiamo parlato molto di opportunità, eccetera, e di lavorare per, ma a me piacerebbe anche fare in modo che queste organizzazioni, queste strutture, tutti noi lavorassimo con le persone con disabilità. E allora perché non pensare che anche queste organizzazioni, i musei o diciamo le strutture culturali possano assumere delle persone con disabilità? Assumendo delle persone con disabilità, forse molte cose di quelle che abbiamo detto oggi sarebbero estremamente collegate e migliorate. Uno slogan che noi ripetiamo molte volte è che più un'azienda è inclusiva, più c'è benessere lavorativo nell'azienda. Qui è un'analogia, più inclusione anche direttamente nelle risorse degli operatori stessi del museo,
potrebbero essere affidati poi queste persone, questi lavoratori, questi colleghi degli altri operatori a fare quello che ho evidenziato qua, sviluppatore di siti, gestione dei social, utilizzatore di stampanti 3D, gadget o strumenti per la fruizione, preparazione di materiali di documentazione, catalogazione, digitalizzazione, verifica dell'accessibilità dei siti, verifica della fruibilità dello stesso museo, cioè quindi proprio una questione on site, no? Proprio direttamente. Potrebbero essere anche opportuno pensare, visto che va molto di moda in questo momento, una formazione analoga al disability manager all'interno dell'organizzazione culturale. Credo queste due cose io ve le lascerei perché tutto il resto veramente è di un contenuto enorme, quello che vi è stato dato, che ci è stato dato oggi. E queste due riflessioni sono però questioni aperte, però non dimentichiamoci che possono essere opportunità veramente di inclusione anche delle persone e non solo considerare le persone sorde o le persone con disabilità fruitori, utenti, consumatori, ma sono anche attori, protagonisti del lavoro. Basta, qui trovate i miei riferimenti se avrete modo di vedere poi anche le slide e sapere qualche cosa in più. Grazie. Grazie a te, Gabriele. Bene, siamo arrivati in conclusione e io non so se qualcuno dei nostri ospiti relatori vuole intervenire per tirare le somme di questa giornata, che è stata molto ricca, molto interessante. Ci lascia supporre che dovrebbero essere dedicate molte ore a questo tema, proprio condiviso con i nostri operatori museali e gli operatori culturali in generale. E io vi lascio soltanto ribadendo che comunque tutti i materiali, le slide dei relatori e la registrazione della giornata saranno disponibili sul sito del Servizio Patrimonio Culturale della Regione e su quello di Fiadda Emilia Romagna. Vedo Luisa Mazzeo che mi ha... Allora, prima di lasciarti la parola, volevo semplicemente fare un ringraziamento generale a tutti i relatori che abbiamo già citato, ma anche a tutte le persone con cui abbiamo lavorato moltissimo nei giorni passati e che non sono qui in video con noi, ma che sono magari collegati dall'altra parte e che sono, le dico in ordine sparso, scusandomi delle precedenze, Franca Marchesi, Fabrizio Donato, Barbara Righi, Lucilla Boschi, Luigi Mazza, Marco, il nostro regista, e volevo ringraziare anche tutti i miei colleghi dello staff del Sistema Museale Regionale che ci hanno dato una grossa mano anche loro dietro le quinte, i colleghi della comunicazione della regione e le interpreti e traduttrici Tiziana Santoro, Mara Martelli, Irene Caramelli e Isabella Lega. A te la parola, io intanto ringrazio tutti e arrivederci, buon lavoro a tutti. Semplicemente volevo ringraziare anch'io, visto che noi siamo stati i promotori di questo incontro e voi ci avete dato un supporto imprescindibile, enorme, e quindi siamo molto contenti. Grazie a tutti i relatori, sono stati tutti interventi molto densi, avrebbero avuto bisogno di tanto tempo in più tutti, dispiaciuto anche dover tagliare un po' di cose, ma purtroppo il tempo passava e ci potremo tornare. Abbiamo detto che avremo altri incontri anche di verifica finale o in itinere e quindi per noi questo progetto, questa azione è molto importante perché veramente può essere un'occasione di crescita per tutti e a maggior ragione per i nostri ragazzi giovani, per le nostre persone sorde. Quindi veramente ringrazio ancora tutti a nome di tutta la Fiadda Emilia Romagna. Basta.
Arrivederci a tutti allora, a presto e buon lavoro. Grazie. Grazie. Ciao.